complimenti, sparacchia il pallone direttamente in curva e vanno adesso ad effettuarsi le sostituzioni. Allora esce Orsolini ed entra Skov Olsen, questo è il primo cambio, entra dunque Skov Olsen al posto di Riccardo Orsolini, e al suo posto entra, come detto, Skov Olsen. Buona la prova di Riccardo Orsolini, che con tutta calma va a dirigersi verso, insomma, la postazione di cambio. Siccome per i cambi si andrà per le lunghe, immaginando, insomma, le tempistiche dei tre cambi e il piccolo trotto dei calciatori, direi a questo punto di andare dove la partita è più aperta che mai, ovvero alla Dacia Arena, ricordando solamente che siamo arrivati al 41esimo in questo momento della ripresa. Bologna 3, Salernitana 2, di nuovo Udine. Eh sì, di nuovo Udine, perché ovviamente il momento è molto importante. Alla Dacia Arena l'Udinese è riuscita a raggiungere il pari, ma noi torniamo immediatamente a Saxa Rubra per la messa in onda del quarto e ultimo mini spot della serata. Due al 42esimo tra Udinese e Juventus, quindi Udinese che è riuscita a recuperare il doppio scarto grazie a un calcio di rigore realizzato da Pereira e dalla rete di De Lofeu, dopo, dobbiamo dirlo, due errori abbastanza clamorosi di Vojacek Szczęsny, portiere di sicura affidabilità, ma evidentemente in una condizione psicofisica non delle migliori. Udinese che continua ad attaccare, questa volta esce tranquillamente Szczęsny al limite della propria area di rigore, fa su il pallone, poi lo cede con le mani fuori dai propri 16 metri a beneficio di Bonucci. Dybala sbaglia anche lui, De Lofeu recupera il pallone, Dybala commette fallo, la Juventus ci sembra molto nervosa in campo ed infatti Massimiliani continua a dire calma, calma, dovete stare calmi, giocate al pallone, però la Udinese sembra essere più in partita rispetto alla formazione bianconera torinese, quindi continua a condurre ora la manovra d'attacco a ridosso della tre quarti campo avversaria e Bonucci va a fermare l'incontro. Combre di Iaia, lo spedisce il pallone, costretto a spedire il pallone in fallo laterale, in evidente difficoltà ora la Juventus, la rimessa con le mani in favore della formazione friulana, mentre sta per effettuare un altro cambio Massimiliano Allegri, vediamo chi getterà nella mischia, sembra essere proprio Locatelli al suo esordio quindi in campionato con la Juve, mentre proprio la formazione ospite che prova a dargli contropiede, fermato Kulusevski dal recupero di Pereira, che ha arretrato la sua posizione in questo secondo tempo e sta giocando ed efficacemente, assai più pallone di quanto non abbia fatto nel corso della prima frazione di gioco, i minuti sul cronometro che sono 43 nel corso della ripresa. Udine è 2-2 tra Udinese e Juventus. Bologna è il 43esimo anche a Bologna, Bologna 3, Salernitana 2. Tiene palla bene il Bologna, che cerca anche di distendersi, in questo momento ci prova dal settore di sinistra ma non trova spazio in avanti Scouten, allora deve ripartire da Gary Medella, che con intelligenza scambia in orizzontale con Bonifazi cercando di giocare un po' anche col cronometro. Poi Vignato va a dialogare con Svanberg, uno dei nuovi entrati, dietro per lo stesso Medella, cerchio di centrocampo, alza la testa Gary Medella, in verticale per Sansone, trova bene il proprio compagno di squadra che dialoga nello stretto con lo stesso Svanberg, che poi va a dialogare con Scouten, che va a commettere fallo ed è il secondo cartellino giallo anche per Scouten, e dunque ancora un'espulsione da parte del direttore di gara Rapuano, tre espulsi, fuori anche Scouten che era già ammonito, e dunque ancora inferiorità numerica per il Bologna, si gioca in 9 contro 10. Questa dà veramente l'idea di che razza di battaglia sia stata questa del Dallara, soprattutto nel secondo tempo. Bologna in 9, Salernitana in 10 per quello che riguarda gli uomini, Bologna 3, Salernitana 2 per quello che concerne invece le reti realizzate. Siamo arrivati al 43esimo e 30 secondi, torniamo di nuovo a Udine. Sbaglia ancora Szczęsny, Ronaldo che cerca di recuperare, De Lofeu che tocca il pallone in fallo laterale, Udinese è pericolosa su un calcio di punizione dello stesso De Lofeu da destra, pallone che è schizzato verso il secondo palo, non ha messo forza sul colpo di testa Samir, pallone docile bloccato dall'estremo difensore della Juventus, fuori Betancourt, dentro Locatelli al suo esordio con la Juventus, battono tutti il 5 con Betancourt, corre ai ripari anche nella contromossa Gotti, che è pronta a sostituire un uomo, sta per entrare in campo con il numero 4 Ziegler, vedremo al posto di chi. Nel frattempo De Ligt sulla corsa di destra per Dybala, che si accentra, rimane largo De Ligt, Dybala si impappina letteralmente col pallone, dà modo ad Okaka di imbolarsi sulla corsia di sinistra, Okaka aspetta l'arrivo di un compagno di squadra
squadra, lo serve centralmente, si tratta di De Lofeo, la triangolazione con lui, Okaka in area di rigore, Okaka prova la conclusione, pallone che arriva a Iaialo che lo manda sul fondo da favorevolissima posizione. Ora la Juventus banda in evidente e precaria condizione fisica rispetto a un avversario che sembra invece averne di più, molto di più nelle gambe. Ha sfiorato il terzo gol per l'Udinese, 20 minuti terribili della Juventus che è crollata proprio dal punto di vista fisico, e Udinese che adesso crede addirittura di poter portare a casa l'intera posta. È scaduto il 90esimo, siamo in attesa della lavagna del quarto uomo ad indicare i minuti che ci saranno di recupero da qui alla fine della partita. Se è apparsa quella segnalazione, non siamo stati in grado di vederla, perché 6 minuti di recupero ci dicono in questo momento, 6 minuti di recupero, quindi si andrà avanti fino al 51esimo e 2-2 tra Udinese e Juventus alla Dacia Arena, linea che può tornare a Bologna dove si andrà avanti per altri 6 minuti anche al Dall'Ara. Bologna 3 Salernitana 2, Bologna in 9 per l'espulsione di Gerdi Scouten, in precedenza c'era stata anche quella di Roberto Soriano. Salernitana in 10 a sua volta per l'espulsione nel corso del finale di primo tempo di Strandberg. Bologna 3 Salernitana 2, ma saranno 6 minuti assolutamente infuocati, se ne sono già andati 45 secondi, dunque 5 e 15 ancora da giocare al Dall'Ara, gioco fermo, molto spezzettato, si è giocato veramente poco in questa fase della partita. La sfera verrà rimessa in gioco dal portiere del Bologna Lukasz Skorupski, che andrà a battere un calcio di punizione dal limite della propria area di rigore, lancio lungo a sinistra a cercare l'inserimento da parte di Van Hooijdonk, anzi, che non riesce a raggiungere però il pallone che viene fatto scorrere con intelligenza fuori direttamente da Gionber, il difensore centrale della Salernitana, che poi andrà a rimettere in gioco la sfera. Rumoreggiano i tifosi delle Fede Bolognese qui al Dall'Ara, pallone rimesso in gioco a centrocampo, serie di batti e ribatti, poi mette la sfera fuori senza troppi complimenti, non è questo il momento del fioretto, proprio lo stesso Van Hooijdonk che quasi centra con il suo colpo di testa a liberare Sinisa Mihajlovic, imbufalito al limite della propria area tecnica, continua a dare indicazioni ai propri giocatori, così come sta facendo oltre la propria area tecnica il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori. Si gioca sullo stretto, si gioca veramente in un fazzoletto, attenzione, Van Hooijdonk va a liberare Sansone che però non riesce a deludere la guardia dei due uomini che gli sono frapposti davanti della Salernitana, con Obi che prova a ripartire, finisce a terra, il direttore di gara va a decretare un calcio di punizione, ammonizione anche per Sansone, se ne sono andati 2 dei 6 minuti di recupero, Bologna 3 Salernitana 2, di nuovo Udine. 47esimo e 30 secondi nel corso della ripresa a Udine, la Juventus che è andata vicino al gol del 3-2 con Paolo Dybala per due volte, prima conclusione a giro respinta in corner da Silvestri su quel tiro dalla bandierina. Dybala si è trovato il pallone al limite dell'area di rigore, non è riuscito però a coordinarsi, non era facile per la verità, pallone che sulla conclusione di collo esterno sinistro è finito abbondantemente sulla traversa della porta difesa da Silvestri, fuori Samir dal campo, entra Ziegler a cerca di guadagnare tempo. Gotti, un'ottima ripresa giocata dai suoi, un'ottima ripresa soprattutto rinfrancata psicologicamente l'Udinese dopo il gol dell'1-2 sul calcio di rigore e un tiro di Arslan sul quale Szczęsny ha lasciato lì la palla e poi ha dovuto intervenire fallosamente ai danni dello stesso numero 5 il friulano, commettendo così un calcio di rigore ineccepibile. Nel frattempo c'era la posizione di fuorigioco di De Lofeo, il calcio di punizione ha segnato la Juve, battuto da De Ligt per Chiellini, Alessandro che si allarga a destra e c'è Cristiano Ronaldo che guadagna il pallone, Cristiano Ronaldo vicino al gol del 3-1 quando ancora la Juventus era in vantaggio, pallone che è finito di poco al lato dopo il doppio palo colpito prima da Morata e poi da Betancourt. Juventus che non è stata fortunatissima nella fase cruciale della partita, Juventus che però poi ha avuto fisicamente una sorta di crollo che ha consentito anche all'Udinese di andarsi a riprendere proprio la sfida mettendola sui binari della parità. Federico Chiesa va al cross in mezzo, Dybala, Ronaldo, CR7 mette a tacere le polemiche, mette il pallone in porta, segna il gol del 3-2, è passata in vantaggio la Juventus al minuto 49 nel corso della ripresa. Cristiano Ronaldo, dopo l'assistenza di Federico Chiesa, la zuccata vincente da parte del fuoriclasse portoghese nel momento del bisogno. Il fuoriclasse, eccolo qui,
ecco chi cambia le partite, ecco chi riesce magari con un solo colpo di testa a cambiare il volto di una sfida. Si chiama Cristiano Ronaldo e non a caso con Leo Messi è il giocatore più forte del mondo. Esulta tutta la panchina della Juve, la Juventus è in vantaggio per 3-2 sull'Udinese. Siamo al 49esimo e 45 secondi, la linea può tornare a Bologna. 49 e 30 al Dallara, Bologna 3, Salernitana 2, cerca con la forza della disperazione la Salernitana di buttare avanti i palloni cercando di generare delle mischie che però fino a questo momento non hanno creato soverchie difficoltà alla retroguardia bolognese e in particolare al portiere della squadra di casa Lukasz Skorupski, che in questo momento con tutta la calma del mondo, calma olimpica possiamo anche dire, visto insomma che i giochi olimpici si sono conclusi da non più di 2 settimane, va a disporre il pallone al limite della propria area piccola, pronto poi a scudere in avanti per gli ultimi 60 secondi di una partita che è vissuta veramente su un'altarena di emozioni molto intense, soprattutto nel secondo tempo. La palla rimessa in avanti da Skorupski a centrocampo, il tentativo di intercetto da parte di Van Hooijdonk che finisce anche a terra, la sfera poi riesce comunque in qualche maniera ad essere gestita dagli uomini della squadra di casa, segnatamente da Skovolsen che addomestica bene la sfera sul settore di sinistra e va a scambiare di destra, anzi scusate, va a scambiare con Svanberg, il pallone di ritorno per lo stesso Skovolsen, ancora Svanberg che alza la testa, non ha fretta ovviamente il Bologna di andare ad anticipare i tempi, anche se rischia Skovolsen con un passaggio in orizzontale su cui per poco Bonazzoli non riesce a intervenire. Attenzione, gol annullato a Cristiano Ronaldo per fuori gioco. Gol annullato per posizione di offside da parte di Cristiano Ronaldo. C'è stata un esame al VAR da parte degli arbitri, il direttore. Chiedo scusa Francesco solo per darti il finale, Bologna 3 Salernitana 2, così puoi andare fino al termine. D'accordo Manuel Codignoni, vi confermiamo che il gol è stato annullato e quindi siamo ancora sul parziale di parità 2-2, siamo al 51esimo e 30 secondi, evidentemente Cristiano Ronaldo sulla cross del compagno di squadra di Federico Chiesa era in fuorigioco seppur non di moltissimo rispetto alla linea difensiva dell'Udinese, l'arbitro coadiuvato dal VAR è andato ad annullare rete, a concedere il calcio di punizione alla formazione friulana che ora può scatenare il suo attacco dalla corsia di sinistra con Strigel Larsen inseguito a Federico Chiesa, la doppia rola marcatori, i giocatori della Juve, va De Ligt, va Pereira a scaraventare il pallone in fallo laterale, sinceramente non sappiamo quanto ancora concederà di recupero il direttore di gara, sappiamo soltanto che la Juve sta cercando di attaccare, di spingere il pallone in avanti, siamo al 52esimo e 10 secondi, Chiellini scaraventa la sfera al limite dell'area rigore, Locatelli che prova a saltare più in alto di lui, Zigler ancora Locatelli per Cristiano Ronaldo che ferma la palla, perde il contrasto, c'è però alle sue spalle Alessandro che termina a terra, non c'è fallo ai suoi danni, c'è la semplice rimessa laterale in favore dell'Udinese dal fronte difensivo destro e sono secondi preziosi per la formazione allenata da Gotti che con le unghie e con i denti ha cercato un risultato insperato, l'ha trovato forse anche grazie alla involontaria collaborazione di Wojciech Szczęsny che in due occasioni proprio mentre in questo momento l'arbitro dice che è finita 2-2 tra Udinese e Juventus, linea Bologna. E allora a Bologna le note di Lucio Dalla con l'anno che verrà, o per meglio dire, per come è più nota, caro amico ti scrivo, sottolineano il successo del Bologna che ha avuto la meglio sulla Salernitana al termine di una sfida veramente palpitante, soprattutto nella ripresa. Si è chiuso in 10 contro 9, espulsi nel primo tempo della Salernitana Stramberg, della ripresa entrambi per il Bologna Soriano e Schouten, la successione delle reti, Bonazzoli ha aperto le marcature al settimo della ripresa sul calcio di rigore per la Salernitana, il pareggio dopo 7 minuti di De Silvestri con la palla che è entrata in rete e il gol è stato convalidato dopo l'intervento della tecnologia gol non gol, subitaneamente dopo neanche 10 minuti il nuovo vantaggio della Salernitana con Mamadou Koulibaly con un bel interno sinistro dal limite dell'area di rigore, 5 minuti dopo il pareggio con la perla di Marco Arnautovic per il Bologna e 2 minuti dopo al 32esimo il sigillo decisivo di Lorenzo De Silvestri a segnare il successo del Bologna che apre dunque la sua stagione con 3 punti casalinghi, vendicando la eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della Ternana con il rocambolesco 4-5. Bene il Bologna, anche se insomma si è sbloccata solamente dopo il gol del pareggio di Arnautovic, solo lì abbiamo potuto vedere veramente il livello di gioco della Bologna. Salernitana un po' ingenua, poteva forse gestire meglio, ma insomma una squadra che farà divertire i suoi tifosi. Ribadiamo il finale dal Dallara, Bologna 3 Salernitana 2, grazie a Stefano Buganè per la collaborazione tecnica di Nuovo Udine.
per commentare questo 2-2 tra Udinese e Juventus. Udinese che nel primo tempo aveva praticamente dominato la partita, era andata a segno prima con Dybala, poi con Juan Cuadrado. Nel secondo tempo sembrava poter in qualche maniera limitare il tentativo ovvio, psicologicamente attendibile, della reazione friulana, che è arrivata e si è concretizzata con un calcio di rigore realizzato poi da Pereira. Calcio di rigore arrivato con una conclusione di Aslan che ha respinto male Szczęsny, che è andato poi a cercare di intervenire sul pallone falciando il numero 5 friulano. Calcio di rigore realizzato a Pereira, ha trovato coraggio l'Udinese, ma da lì al gol del 2-2 la Juventus ha colpito due pali, è arrivata vicinissima al gol con Cristiano Ronaldo. 2-2 grazie ad un'altra topica, o per colpa a seconda dei punti di vista, per un'altra topica di Wojciech Szczęsny, che è andato al rinvio su un pallone innocuo, scaraventandolo sostanzialmente sul piede di Okakaciuca, che lo ha messo in mezzo per De Lofeo a porta sguarnita. Ha messo in porta il pallone del pareggio Juventus, che aveva anche segnato il gol del 3-2 allo scadere con Cristiano Ronaldo, pescato però seppur in millimetrica posizione di fuorigioco da parte del VAR. E quindi 2-2 tra Udinese e Juventus, all'esordio di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Al suo ritorno non è stato dei più felici, gran partita invece nel secondo tempo dell'Udinese di Gotti, e tutto dalla dacerea di Udine grazie alla collaborazione tecnica di Marco Asi, da Francesco Repice l'augurio di un buon proseguimento di serata.
Ascoli, 0-0 il punteggio, siamo al sesto tra l'Ascoli ed il Cosenza. Seguiamo subito questa azione perché c'è un calcio di punizione per l'Ascoli proprio all'altezza dei 18 metri, spostati di qualche metro sulla sinistra rispetto alla battuta del calcio di rigore. Poi vedremo le formazioni delle squadre sul punto di battuta. Va Fabrini all'interno dell'area Bidawi, pallone al centro, attenzione, il colpo di testa che termina alto sulla traversa. Dunque, dicevamo, l'Ascoli reduce da una clamorosa salvezza e il Cosenza che torna in B dopo i noti e fatti. Le formazioni delle squadre: l'Ascoli in campo con le ali in porta, Baschirotto, Botchedin, Abrunitis e Dorazio nel pacchetto arretrato, Collocolo, Buchel e Eramo in mediana, Fabrini il trequartista, le punte Bidawi e Dionisi. Il Cosenza di Marco Zapparoni con il 3-5-2, Sarocco tra i pali, Minelli, Rigione e Baisanen a completare la linea difensiva, poi 5 di centrocampo, Corsi, Florenzi, Carraro, Boltam e Sì, davanti le punte Gori, Sueva. Per quanto riguarda la gara è diretta dal signor Magioni di Leccoli nello studio. Ci spostiamo al Ciro Vigorito di Benevento per Benevento Alessandria con Luigi Carbone. E come avete sentito nel flash di prima, il risultato qui al Vigorito è già cambiato, in vantaggio l'Alessandria con una rete al sesto minuto di Corazza. La raccontiamo subito: c'è stato un assist di Chiarello dalla tre quarti, un filtrante, Corazza è scattato sul filo del fuorigioco e si è presentato a tu per tu in area di rigore con il portiere avversario, ha superato Paleari con un tocco morbido che si è insaccato centralmente, dunque partenza shock per il Benevento. Benevento che inizia il nuovo corso con Fabio Caserta alla guida tecnica e non si nasconde tra le favorite, vuole tornare subito in Serie A. E dall'altro lato c'è l'Alessandria che intende ovviamente onorare il ritorno in Serie B dopo 46 anni di assenza, si candida a essere una delle possibili sorprese del torneo. Le formazioni: Caserta schiera i giallorossi con il 4-2-3-1 con Paleari tra i pali, i centrali sono Glick e Pastina, Letizia e Fulon i terzini, due operare in cabina di regia sono Calò e Ionizza, poi ci sono più avanti Elia, Roberto Insigne in prota alle spalle della punta che oggi è Sau, risponde Moreno Longo con il 3-4-3 con Pisseri tra i pali, Parodi, Di Gennaro e Benedetti i difensori, Mustacchio, Casarini, Bae, Beghetto a centrocampo, il trio d'attacco, il tridente è composto da Chiarello, Corazza e Arrighini. Attacca ora il Benevento, pallone in area di rigore, c'è Roberto Insigne, viene anche strattonato, si gira, lascia partire un sinistro che viene ben parato da Pisseri, poi ancora il Benevento resta in attacco con Sau che ha il problema però di girarsi e dunque riparte da dietro. Arbitra Di Bello di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Granelli, quarto uomo Carella, VAR Dionisi, AVAR Bottegoni. E la linea può tornare allo studio sul risultato di Benevento 0, Alessandria 1. Andiamo a Crotone, allo stadio Ezio Scida per Crotone Como con Antonio Lopez. Buonasera, buonasera dall'uscita, dunque nono minuto di gioco, 0-0 il punteggio tra Crotone e Como. Buonasera anche da Fortunato Spinoso che cura l'assistenza tecnica. Il Crotone riparte da qui per di fronte al proprio pubblico per riscattare l'ultima retrocessione, riparte con l'obiettivo di risalire la china. Il Como non vuole fare da comparsa in questa stagione, lotterà per ben figurare, due debutti in Serie B questa sera sulle due panchine, Francesco Modesto da una parte, ex calciatore proprio del Crotone, Crotonese Doc tra gli artefici della prima storica promozione in A, e Gattuso che non è ringhio sull'altro fronte. Le formazioni delle squadre che si stanno affrontando: il Crotone con Festa in porta dopo l'addio di Cordaz passato all'Inter, terzo portiere dei nerazzurri, poi Visentin, Mondoni e Nedelceranu in difesa, il modulo è il 3-4-2-1, Mogos, Zanellato, Vulic e Molina a centrocampo, Maric, Benali a sostegno dell'unica punta che è Mulattieri, dall'altra parte invece un classico 4-4-2 con Gori in porta, poi Troninelli, Bertoncini, Scaglia, Ioannou in difesa, Iovine, Ciaia, Bellemo e Maidata a centrocampo, Gabrielloni e Cerri sono gli attaccanti schierati appunto dalla formazione comasca. Sta dirigendo il signor Doveri di Roma, fa molto caldo, 0-0 il punteggio, studio. E chiudiamo all'Arena Garibaldi per Pisa Spal con Sara Meini. Buonasera a tutti voi dall'Arena Garibaldi, si gioca da 10 minuti e anche qua è cambiato il parziale perché il Pisa è già in vantaggio. Dal 40esimo secondo è stato molto bravo Sibilli a recuperare una palla sulla linea del centrocampo, il trequartista è arrivato fino all'interno dell'area di rigore, ha lasciato partire un destro davvero imprendibile per il portiere della Spal Thiam. Poi la Spal subito ha avuto un'occasione per pareggiare, un bellissimo tiro di Murgia
all'interno dell'area di rigore, ma altrettanto bravo, anzi bravissimo, è stato il portiere del Pisa, Nicolas. Dunque il Pisa è in vantaggio 1-0 quando siamo all'undicesimo minuto. Le formazioni delle squadre, il Pisa con l'allenatore Luca D'Angelo, modulo 4-3-2-1, Nicolas in porta, in difesa Hermansson, Caracciolo, Leverbe, Birindelli, sulla linea dei centrocampisti Gucher, Marine, Toré e Marzure e Sibilli, che giocano dietro all'unica punta Luca. Risponde la SPAL con l'allenatore Clotet, che in realtà è in tribuna, al suo posto in panchina c'è Escobar, modulo scelto il 4-3-3, in porta Thiam, in difesa da destra Dickman, Vicari, Coccolo e Tripaldelli, sulla linea dei centrocampisti Esposito, Viviani e Murgia, davanti giocano Sec, Colombo e Di Francesco. Avete sentito il rumore dei tifosi all'Arena Garibaldi, tornano dopo 536 giorni, sono circa 3500 e stanno incitando il Pisa, che sta per battere un interessante calcio di punizione. Ma noi siamo arrivati al dodicesimo minuto, ricordiamo il parziale: Pisa 1, SPAL 0. Studio. Campo non collegato, lo Zini di Cremona per Cremonese Lecce, daremo aggiornamenti da studio. Siamo al tredicesimo sul parziale di 0-0 fra le due squadre, fra Cremonese e Lecce. Negli anticipi del pomeriggio in Serie A, il 2-2 fra Udinese e Juventus e poi la vittoria del Bologna sulla Salernitana per 3-2. In Serie B, la vittoria esterna del Brescia 2-0 in casa della Ternana e il pareggio 0-0 fra Reggina e Monza. Manca ancora qualche minuto all'inizio delle gare di Serie A, allora diamo spazio per il momento ai campi di Serie B. Scaletta momentanea con Ascoli Cosenza, Benevento Alessandria, Crotone Como e Pisa SPAL. Microfoni Antonio Monaco, Luigi Carbone, Antonio Lopez e Sara Meini. Partiamo con un giro veloce. Monaco. Eccoci ad Ascoli, dunque siamo al dodicesimo, tredicesimo in questo momento, 0-0 il punteggio tra l'Ascoli ed il Cosenza. Dicevate da studio nei vari collegamenti delle presenze ad Ascoli, buona l'affluenza di pubblico nonostante le restrizioni dovute al Covid. Ci sono 3500 spettatori di parte ascolana e 54 tifosi provenienti da Cosenza. Nel tratto non collegato c'è stata una buona opportunità per l'Ascoli con un traversone al centro, un colpo di testa proprio all'altezza del secondo palo di Bidouaoui, che ha mandato il pallone di poco alto sulla traversa della porta difesa da Sarocco. È il tredicesimo, i secondi 30, il punteggio è fermo sullo 0-0 e noi andiamo a Benevento. Al Vigorito conduce invece l'Alessandria, ma spinge il Benevento, c'è adesso Improta che stava per entrare in area di rigore, è stato affrontato fallosamente, esteso e dunque ci sarà l'ammonizione e un calcio di punizione in favore del Benevento. È stato steso dal marcatore, si tratta di Benedetti. Benevento che sta spingendo, ha avuto un'occasione due minuti fa quando Elia ha recuperato un pallone, lo ha sottratto a Parodi, ha messo un assist teso al centro dell'area, è stato bravo Pisseri ad anticipare Roberto Insigne in uscita. Sta conducendo l'Alessandria per 1-0 grazie al gol al sesto minuto di Corazza. Corazza in forma strepitosa, aveva già segnato due reti in Coppa Italia contro Padova e Sampdoria, ma adesso c'è la reazione del Benevento. Anche qui è tornato il pubblico, identità di presenze, 3500 circa qui al Vigorito, di cui una cinquantina di tifosi sono arrivati dal Piemonte. Quarto d'ora di gioco, Benevento 0 Alessandria 1 e la linea può andare ad Ascoli. A Pisa. A Pisa. A Pisa, dove siamo al quindicesimo minuto, sta attaccando in questo momento la SPAL, ma ricordiamo è sempre in vantaggio il Pisa dal quarantesimo secondo con un bel gol dopo una bella azione personale del trequartista Sibilli, che ha lasciato senza scampo il portiere della SPAL Thiam. Adesso ha recuperato una palla però il Pisa sulla linea dei difensori, lancio lungo da parte del portiere Nicolas verso il settore di sinistra, recupera in qualche modo però Esposito. Siamo al quindicesimo minuto, Pisa 1 SPAL 0. Studio. 0-0 ancora fra Cremonese e Lecce, intanto c'è stato il fischio di avvio in Serie A. Allora partiamo dal campo principale, Roma-Fiorentina, a seguire Napoli-Venezia, Ascoli-Cosenza, Benevento-Alessandria, Crotone-Como e Pisa-SPAL. Il campo principale, Giovanni Scaramuzzino, Roma-Fiorentina. Un minuto esatto dal fischio d'inizio dell'arbitro, Pairetto di Nichelino in verde con pantaloncini neri per lui. Roma e Fiorentina viaggiano sullo 0-0, maglia gialla con striscia verticale striscia orizzontale sul petto viola per la formazione ospite, costretta adesso a difendersi con un'uscita di Terragiano di testa ben oltre il limite dell'area di rigore, ma al momento dello scatto Mkhitaryan era partito in posizione giudicata irregolare. In ogni
caso il portiere non terracciano ma Drongroski chiaramente è riuscito a anticiparlo e allontanare la minaccia. Proprio lui gioca con i piedi, col destro per la precisione, il pallone per Igor, il terzino brasiliano in profondità, per lo scatto di Biraghi, per la prima volta capitano quest'oggi della formazione viola. Tentativo di lancio sul settore sinistro, prova a mettere in movimento Nico Gonzalez, anticipato da una bella diagonale ad opera di Ibañez. Polo bianca per Mourinho, seduto al momento in panchina. La Fiorentina ci prova, tiene abbastanza alto Caglione che probabilmente riceverà palla, così è la domestica al limite dell'area di rigore, non c'è spazio per un eventuale cross e quindi l'azione della formazione viola in completo giallo stasera riparte addirittura dal centrale difensivo Igor, tentativo di servizio sul fronte sinistro e Biraghi che però non scambia con Nico Gonzalez. La Roma può ripartire anche se a centrocampo arrivano prima gli ospiti. Roma 0, Fiorentina 0, terzo minuto Napoli. Un minuto e mezzo di gioco, 0-0 tra Napoli e Venezia, con il Napoli che usufruisce di un calcio di punizione a circa 35 metri dalla porta, difesa da Menpa, l'estremo difensore esperto, 36enne finlandese. Squadra in campo con le rispettive casacche, con le tradizionali casacche, maglia celeste, completo celeste, pantaloncini bianchi per il Napoli, completo nero con risvolti arancione e verde per il Venezia, che in questo primo tempo attacca da destra verso sinistra. Rispetto al nostro punto di osservazione, seguiamo questo calcio di punizione in favore del Napoli con Lorenzo Insigne, osannato in particolare dai tifosi della curva B. Pallone all'interno dell'area di rigore, messo fuori da Ceccaroni, rimessa laterale sotto la nostra postazione in favore del Napoli. Napoli che lamenta le assenze di Mertens, Demme e Ghoulam. Dall'altra parte tanti assenti, soprattutto per squalifica nel Venezia: Modolo, Aramu, Mazzocchi e Vacca. Poi assenti anche Okereke e Busi, qui visti non sono ancora arrivati, e l'infortunato Ciringoi. Rimessa laterale in favore del Napoli in zona d'attacco, 2:40 sul cronometro. Napoli 0, Venezia 0. Ascoli, Antonio Monaco. Grazie ad Ascoli. La gara è bella, con continui capovolgimenti e di fronte stanno giocando a viso aperto le due formazioni. È il 18esimo, è 0-0 comunque il punteggio. Prova il Cosenza a venire in avanti in questo momento con Corsi sulla corsia di destra, interviene all'indietro Dorazio, manda il pallone in fallo laterale che sta per essere battuto in questo momento. Il Cosenza perde per la verità del tempo, si erano posizionati i giocatori, il pallone all'indietro, si va per le lunghe e il gioco riparte addirittura dai centrali della formazione di Zaffaroni. È il 19esimo e 0-0, andiamo a Benevento. Al Vigorito 19esimo minuto, Benevento 0 Alessandria 1. Il gioco è stato fermo per oltre un minuto per un infortunio a Parodi, che è stato poi curato ed è già rientrato in campo. Un'altra occasione per il Benevento che sta spingendo alla ricerca del pareggio. Al 16esimo c'è stata una percussione di Elia sulla destra, suggerimento basso dell'ala, uno dei neacquisti del Benevento, pallone al centro, nessuno è riuscito a deviare in porta, è riuscito solamente un difensore dell'Alessandria a toccare il pallone in angolo. Adesso ancora il Benevento in avanti, ancora sul lato sinistro con improta, il cross lungo in area di rigore, riesce a staccare Parodi, ad allontanare per un attimo per il pallone al limite dell'area di rigore, c'è Letizia che lo stoppa, entra ancora in area di rigore, ha il problema di girarsi, vince un rimpallo, sta per entrare in area, poi rinviene su di lui Peghetto, lo mette a terra, calcio di rigore in favore del Benevento decretato dall'arbitro Di Bello. C'è stata un'insistita azione da parte di Letizia che ha messo il pallone a terra, è entrato in area di rigore, ha vinto un rimpallo, era rinvenuto in un primo momento su di lui Peghetto, poi si è attardato, ha allungato la maglia dell'avversario, lo ha strattonato. Dunque calcio di rigore per il Benevento al 20esimo minuto, occasione per pareggiare per i Saniti, vi chiederemo la linea quando tutto sarà pronto per l'esecuzione. Dunque la linea può andare adesso a Crotone sul risultato di Benevento 0 Alessandria 1. 20esimo qui a Crotone, 0-0 il punteggio tra Crotone e Como. Poco fa un calcio di punizione sfruttato male dalla formazione allenata da Francesco Modesto, con Vulic e Benali che si sono un po' non capiti, non c'è stata intesa tra i due giocatori, il pallone è terminato in fallo laterale dopo che c'era stato l'appoggio per il centrocampista numero 10, appunto il capitano da questa stagione, Ahmed Benali. Il pallone è terminato in fallo laterale, poi sul fondo sulla successiva rimessa col Como, che adesso che sta per battere con
con il portiere. Scusa Lopez, è tutto pronto per l'esecuzione del calcio di rigore a Benevento. C'è Roberto Insigne dal dischetto contro Pisseri. Parte Insigne del suo sinistro, para Pisseri. Il pallone resta lì, poi viene allontanato dalla difesa dell'Alessandria. Dunque si resta sul risultato di Benevento 0, Alessandria 1 quando siamo al 21esimo minuto di gioco. A te la linea, Lopez. Grazie Carbone. 20 e 45 in questo momento. Attacca il cordone. Dal termine di questa azione andremo alla linea Pisa con la squadra di casa che cerca un varco per tentare la conclusione. Vulic che si prepara per il tiro, poi lo effettua a girare, la conclusione bella forte che va sul secondo palo alla sinistra di Stefano Gori che interviene in tuffo e blocca in due tempi. Crotone vicino al gol al minuto numero 21, 0-0 il punteggio, linea Pisa. Dove siamo al 21esimo minuto, il Pisa è sempre in vantaggio per 1-0 contro la Spalla. Interessante calcio di punizione però proprio per la formazione di Ferrara con la palla che però finisce in fallo laterale, rimetterà in gioco dunque il Pisa. Poco fa un'interessante azione nata dal centrocampo dai piedi di Touré, ma poi è stato molto bravo Coccolo che si trovava sulla traiettoria della palla a liberare velocemente la sua area di rigore. Siamo al 22esimo minuto, Pisa 1 Spal 0. Studio 22esimo anche allo Zini di Cremona sul parziale di 0-0 fra Cremonese e Lecce. Torniamo all'Olimpico, Roma Fiorentina, Giovanni Scaramuzzini. Grazie, qui si viaggia sullo 0-0, ottavo minuto di gioco, buon possesso palla dei toscani che hanno anche ottenuto un calcio d'angolo senza esito, azione sulla sinistra invece per la Roma, era il quarto minuto con un tiro cross pericoloso, fisicamente molto simile al napoletano Osimhen, stiamo parlando del romanista Ebram che però fino al momento non ha avuto possibilità di mettersi in luce, è una Fiorentina spigliata addirittura in certi momenti della partita con molta personalità a cominciare dall'esordiente Malek, uno dei tanti esordienti di questa sera nel campionato di Serie A. Chiaramente intanto il tentativo, scusa Scaramuzzino, di nuovo Benevento che interviene, calcio di rigore che si deve ripetere in questo momento, è Insigne che insacca la rete dell'1-1 del Benevento. C'è stato un lungo consulto VAR, Pisseri aveva il piede non sulla linea di porta, nessuno dei piedi sulla linea di porta, dunque rigore da ripetere, lo ha trasformato al secondo tentativo Roberto Insigne, cambia il risultato, Benevento 1 Alessandria 1 al 23esimo. A te. Grazie, qui Fiorentina vicinissima al gol con Caglion che si è catapultato nell'area di rigore, un'azione partita da Pulgar, il pallone allargato sulla sinistra, cross interessante, l'uomo più avanzato non era Vlahovic ma Caglion che si è proiettato in scivolata nel tentativo difficile, dobbiamo dire, di deviare in qualche modo il pallone verso la porta di Rui Patricio, pallone che invece è terminato sul fondo in maglia rosso pompeiano con inserti giallo ocra, la Roma che attacca da destra e sinistra in questo primo tempo verso cioè la porta lato curva nord e guadagna un calcio d'angolo che sta per essere battuto, il movimento di Italiano anche in panchina cerca di spiegare proprio ai suoi giocatori come comportarsi anche in fase di non possesso. Seguiamolo questo primo tiro dalla bandierina, se verrà battuto celermente si avvicina naturalmente il capitano e Lorenzo Pellegrini che con pignoleria risistema il pallone al limite della lunetta, si diceva porta alla sinistra piazzato sul secondo palo terraggiano, il pallone che finisce direttamente sul fondo dopo che nessuno l'ha toccato, compreso Abram che aveva cercato anche in questo caso una problematica deviazione insieme a Mancini verso la porta avversaria. Si resta sullo 0-0, decimo minuto di gioco, Stadio Maradona. Siamo poco più di un minuto in ritardo rispetto all'Olimpico, 0-0 tra Napoli e Venezia, ma Victor Osimhen è protagonista negli ultimi 120 secondi all'ottavo, la stava per combinare grossa il portiere finlandese Mempa che si è addormentato letteralmente sul pallone all'interno dell'area piccola, si è avventato su di lui e sulla sfera Osimhen e a Mempa è andata veramente di lusso perché quando il portiere del Venezia ha rinviato il pallone ha colpito in pieno Osimhen e si è perso di poco al lato alla sua destra, poi Osimhen ancora, seguiamo il Napoli, ora l'uscita precisa da parte di Mempa sul cross dalla sinistra di Mario Rui, al nono lancio dalla destra di Fabian Ruiz, bel controllo di Osimhen, conclusione di destro dal limite, pallone di poco alto, siamo giunti al decimo minuto, al Diego Armando Maradona, Napoli 0 Venezia 0, Ascoli. Grazie a
naturalmente a Massimiliano Barchesi. Dunque il 25esimo ad Ascoli. Ascoli e Cosenza sono ferme sullo 0-0, anche se da qualche minuto a questa parte la formazione bianconera sta venendo più avanti alla ricerca di trovare il pertugio giusto per battere Sarocco. L'Ascoli è in campo con la classica casacca bianconera a strisce verticali, così naturalmente anche il Cosenza, casacca a strisce verticali ma rosso-blu. È tutto pronto per un tentativo di calcio d'angolo. Sul punto di battuta vanno Bidaoui, al centro dell'area va Dionisi, si fa vedere anche Fabini. Seguiamo questa azione prima di andare a Benevento, il pallone all'indietro, un cross sul secondo palo, interviene Florenzi e cerca di far ripartire il Cosenza, intercetta invece il pallone a sinistra Dorazio, ma viene messa la sfera in fallo laterale. È il 26esimo, ricordiamo lo 0-0, e andiamo a Benevento. Al Vigorito il 27esimo minuto di gioco, 1-1 dunque tra Benevento e Alessandria, in virtù delle reti al sesto di Corazza, del pareggio al 23esimo da parte di Insigne sul rigore calciato due volte. La prima esecuzione Insigne aveva scelto l'angolino alla sinistra di Pisseri, che era riuscito però a parare, a respingere il pallone in tuffo, un tiro raso terra abbastanza forte, bella la parata del portiere che però non aveva mantenuto nessuno dei due piedi sulla linea di porta, e dunque il gioco era ripreso, ma dopo circa 50 secondi il VAR Dionisi ha segnalato all'arbitro Di Bello la posizione non corretta dei piedi del portiere dell'Alessandria. Rigore da ripetere, questa volta ha cambiato angolino Roberto Insigne, ha tirato a mezza altezza alla destra del portiere dell'Alessandria, pareggiando. Adesso il Benevento sta attaccando, sta premendo, ha avuto un'altra occasione con una bella iniziativa di Improta sulla sinistra, il suo cross ha acceso una mischia in aria, mischia però senza esiti. Si è dunque di nuovo sul risultato di parità, 28esimo minuto al Vigorito, Benevento 1, Alessandria 1, Crotone. A Crotone siamo giunti al 27esimo, sempre 0-0 tra Crotone e Como. Adesso attacca la formazione lariana, il pallone sulla sinistra dove c'è l'avanzata di Chiaia, si prepara per il cross, l'effetto al mezzo, c'è Cerri che non interviene perché è stato anticipato in questa occasione da Mondonico, che ha scraventato di testa il pallone in fallo laterale nel settore sotto, il settore dei distinti di fronte alla nostra postazione. Intanto la squadra calabrese ha cercato di rendersi pericolosa in più di una circostanza nel tratto non collegato, ci stava riuscendo, poi due volte è stato molto bravo in due circostanze Gori, il portiere del Como, a intervenire, ad evitare la capitolazione. Adesso c'è stata una conclusione da parte di Bellemo, il pallone è terminato alto sulla traversa di Festa, 0-0, nulla di fatto quando siamo giunti al 28esimo e la linea può andare a Pisa. E il 28esimo anche all'Arena Garibaldi di Pisa, con il Pisa sempre in vantaggio per 1-0 contro la SPAL, a sbloccare il parziale al 40esimo secondo Sibilli per i nerazzurri. È una partita davvero molto bella qua all'Arena Garibaldi, con occasioni da una parte e dall'altra. Poco fa al 22esimo Vicari con un colpo di testa all'indietro ha messo in difficoltà la retroguardia pisana dall'interno dell'area di rigore, subito dopo al 26esimo Birindelli con un bel sinistro ha mandato la palla di poco alta sulla traversa. Un calcio di punizione in questo momento battuto dalla SPAL, con Vicari bloccato però a terra dal portiere del Pisa Nicolas. Siamo al 29esimo minuto, Pisa 1 SPAL 0. Studio. 30 minuti di gioco allo stadio Zini, 0-0 fra Cremonese e Lecce. Ripartiamo allora dando più spazio ai campi di Serie A, Roma, Fiorentina, Napoli, Venezia. Interventi più contenuti dai campi della B, 30 secondi a testa. Ripartiamo da Roma, Fiorentina. D'accordo, 15esimo minuto, 0-0, personalità e buona disposizione sul terreno di gioco fanno preferire i viola in questa prima fase della partita, che riescono a muovere la palla e anche a cercare la conclusione in porta. Prima c'è stato un cross all'interno dell'area di rigore con il colpo di testa tentato da Nico Gonzalez, il pallone che è giunto tra le braccia di Rui Patricio, che adesso batterà all'interno dei propri 16 metri un calcio di punizione da disposizione ai compagni. Fra i romanisti è stato ammonito proprio prima di quel calcio di punizione che aveva causato egli stesso Lorenzo Pellegrini, un'entrata pericolosa proprio su Nico Gonzalez, pochi palloni toccati, ma l'ex Stoccarda dimostra di essere un giocatore che potrà tornare molto utile alla Fiorentina. Intanto ci prova la Roma con Cristante, il pressing di Malè sul settore destro, deve fermarsi Mkhitaryan, poi pallone all'indietro, coinvolti i centrali difensivi della formazione giallorossa nella manovra, si tratta di Mancini e di Ibañez. Il tentativo di Mancini
Mancini di dare il pallone in profondità verso terra per lo scatto di Mkhitaryan, poi Zaniolo che in scivolata prova a controllare un pallone difficile, e Biraghi a cercare il lontanissimo Vlahovic che non accenna nemmeno allo scatto. Il pallone, dopo aver rimbalzato un paio di volte, termina la sua corsa nel campo per destinazione. La metà campo è quella alla nostra destra, rimessa già effettuata da parte della formazione giallorossa. Il tentativo adesso della squadra di Mourinho di rendersi pericolosa nella metà campo avversaria parte con uno scatto a vuoto di Vigna, che adesso italiano invita a marcare. Lo scatto buono è quello di Ebram, però, che prova a evitare il portiere, limite dell'area di rigore, cartellino rosso per Drongoski che è uscito dall'area di rigore e ha atterrato Ebram che in diagonale gli stava portando via il pallone. Per la Fiorentina quindi rischia di vanificarsi questo ottimo inizio. Cartellino rosso diretto, 17° minuto per Drongoski, tante discussioni in campo, è stato Ebram pronto a scattare, a portargli via il pallone di un soffio, a decentrarsi per controllarlo. È arrivata a quel punto la tardiva scivolata di Drongoski che, in attesa di conferma VAR, è espulso. Ve ne daremo conto al prossimo collegamento. Intervento falloso da rosso diretto di Drongoski che ha travolto con il piede destro Ebram, colpito alla parte posteriore del polpaccio. Prova a discolparsi Drongoski, giocatore della Fiorentina, lo invitano l'arbitro Pairetto a guardare il VAR. Sarà una decisione che arriverà nei prossimi secondi, ma per non tenere troppo la linea sul punteggio di Roma 0 Fiorentina 0, diamo la linea a Napoli. Siamo al 17°, 0-0 tra Napoli e Venezia. Al 14°, terzo rinvio sbagliato del portiere finlandese del Venezia Mempa, ne stava per approfittare nuovamente Osimhen, che è servito da Lobotka, ha calciato dal limite dell'area, a conclusione però centrale da parte dell'attaccante nigeriano, ha parato a terra il portiere Mempa. Poi per la prima volta si è fatto vivo il Venezia nell'area di rigore del Napoli, un disimpegno sbagliato da parte della retroguardia della formazione allenata da Luciano Spalletti, ne ha approfittato Francesco Forte che ha servito Johnsen, la conclusione in diagonale da parte del norvegese centrale, la parata di Meret Zielinski. Vediamo il Napoli, pallone in area di rigore, Insigne senza problemi, saluta Mempa con Insigne che dall'altezza della linea di fondo campo ha cercato di rimettere in mezzo un pallone complicato, a dir la verità, preda dell'estremo difensore del Venezia. Nel frattempo continua ad affluire il pubblico qui al Maradona, ci sono stati un po' di problemi organizzativi all'esterno dello stadio e ora insomma siamo molto vicini, direi, alla soglia dei 25.000 spettatori che possono seguire questa partita tra il Napoli e il Venezia, che è sullo 0-0 quando siamo al 18° minuto. Linea d'Ascoli. È il 32° e 30 secondi nel corso del primo tempo, 0-0 il punteggio tra l'Ascoli ed il Cosenza. Palla gol per la formazione di casa al minuto 29. Fabbrini appostato all'altezza dei 18 metri ha ricevuto un pallone da Buchel, si è girato, gran tiro in mezza girata, indirizzato sul secondo palo. Scusa, ottimo. Antonio Monaco, confermiamo l'espulsione di Drongoski. Roma 0 Fiorentina 0. Fuori Caglione, dentro al posto dell'estremo difensore polacco entra Terracciano. A te la linea, Antonio, ascolta. Grazie a Giovanni Scaramuzzino. Dicevamo appunto del tiro dei 16 metri di Fabbrini, ottimo l'intervento sul palo alla sinistra da parte del portiere del Cosenza, sarà a comandare il pallone in angolo. Il 34esimo, rimane lo 0-0 di partenza, andiamo a Benevento. 34esimo anche a Benevento, 1-1 tra Benevento e Alessandria, due ammoniti negli ultimi due minuti, prima Ba per un'entrata dura su Calò a centrocampo, poi nella stessa porzione di campo in prota, tocco duro da dietro su Corazza, adesso attacca l'Alessandria sull'out destro, vediamo che c'è Mustacchio, ben affrontato da Fulon che gli toglie il pallone e fa ripartire in contropiede il Benevento dopo un inizio con personalità da parte dell'Alessandria. Adesso è il Benevento che mette in grande difficoltà gli avversari, soprattutto con gli scambi stretti tra Sau e Insigne, con la rapidità di Improta, Letizia ed Elia sulle fasce. 35esimo minuto, 1-1 tra Benevento e Alessandria, la linea Crotone.
A Crotone siamo al 34esimo e 27 secondi proprio in questo istante, 0-0 il punteggio. Como pericoloso poco fa con Cerri, una sua conclusione dal limite dell'area in girata di sinistra terminata di poco alto sulla traversa, adesso un colpo di testa di Gabrielloni sugli sviluppi di un calcio d'angolo, anche questo fuori con Festa che è riuscita a rinviare, a rimettere in gioco per i propri compagni, adesso si apprestano a imbastire una nuova azione d'attacco col Crotone che è in possesso di palla, si parte da dietro, gioco che è calato quanto ad intensità in questo finale di primo tempo dopo un avvio sprint da parte delle due formazioni e adesso invece c'è stato un calo dal punto di vista del ritmo. Como che controlla, Crotone che viene davanti, il punteggio 35esimo, 0-0, linea Pisa. Dove il ritmo invece continua ad essere alto ed elevato. Attenzione, c'è Sara Meini, ti chiedo scusa. Ascoli in vantaggio con Bidaoui esattamente al 35esimo. Ascoli 1, Cosenza 0 a terra linea. Grazie ad Antonio Monaco, quando siamo al 35esimo il Pisa continua ad essere in vantaggio per 1-0 sulla SPAL, ma la SPAL alza il ritmo della partita e prosegue con le occasioni importanti da gol. Poco fa un siluro davvero di Colombo dopo un assist di Francesco, ha lasciato senza fiato il portiere del Pisa Nicolas, che ha guardato soltanto la traiettoria della palla che fortunatamente per lui è uscita vicino al suo palo sinistro. E poi dall'altra parte un'occasione anche per il Pisa con Marin, che si è portato al limite dell'area di rigore la palla dal sinistro al destro, ha provato il tiro ma la palla è andata ancora una volta fuori dallo specchio della porta. C'è un calcio di punizione per il Pisa sulla linea del centrocampo quando siamo arrivati al 36esimo minuto all'Arena Garibaldi, Pisa 1 SPAL 0. Studio 37esimo fra Cremonese e Lecce sul parziale di 0-0. Allora abbiamo ampiamente superato la mezz'ora in Serie B, siamo a metà dei primi tempi in Serie A, allora facciamo un giro veloce per fotografare la situazione, solo un minuto e punteggio ripartendo da Roma-Fiorentina, Scaramuzzino. Grazie Massimiliano. Allora se ne è andato il primo quarto di gara, 23esimo minuto, Roma 0 Fiorentina 0, ma Toscani con un uomo in meno, Napoli. 22esimo, Napoli 0 Venezia 0, Ascoli. Ad Ascoli il punteggio è il seguente, Ascoli 1 Cosenza 0, un minuto fa Bidaoui, Benevento. 37esimo al Vigorito, Benevento 1 Alessandria 1, Crotone. 37esimo anche qui allo Scida, Crotone 0 Como 0 Pisa. 37esimo Pisa 1 SPAL 0. Studio 38esimo sul parziale di 0-0 allo Zini fra Cremonese e Lecce, torniamo allo Stadio Olimpico, Roma Fiorentina. Siamo arrivati al 23esimo minuto che tramonta in questo istante, in attesa di capire se l'espulsione di Drongoski disegnerà un'altra partita. Italiano sta attuando il schema 4-4-1 con il solo Vlahovic in avanti, scontata, pressoché scontata la sostituzione, ha dovuto togliere un giocatore di movimento e questo giocatore era Caglione, in effetti potrebbe approfittarne ora la Roma con Mourinho che ha spostato decisamente più avanti Vigna, il giocatore uruguaiano, uno degli acquisti estivi della sessione appunto del mercato romanista. È proprio Vigna che manovra il pallone, Mkhitaryan tentativo di lancio in profondità per lo scatto di Zaniolo che non può raggiungere il pallone, che invece preda di Karsdorp, evita il fallo laterale, lo scaglia al centro, Ebram, conclusione fuori di poco di Lorenzo Pellegrini che si è avvitato e ha colpito di destro cercando di sorprendere Terragiano sul palo alla sinistra, quello l'angolino basso alla sinistra del portiere di prima intenzione, la conclusione che ha soltanto sfiorato però esterno della rete. Tutto questo ve lo stiamo raccontando al 24esimo minuto, Roma pericolosissima con l'azione che è nata da un cross di Karsdorp e la conclusione prepotente del capitano Lorenzo Pellegrini che ha lambito il palo appunto, o per meglio dire la parte esterna della rete alla sinistra di Terragiano, entrato al posto di Drongoski dopo l'espulsione attorno al minuto 19esimo dell'estremo difensore della formazione di Italiano per chiara interruzione, giudicato tale il suo intervento su Ebram al circa 20 metri dalla linea di porta, quindi fuori dall'area di rigore. 0-0 tra Roma e Fiorentina, linea Napoli. E c'è un'espulsione anche qui al Maradona, decisamente importante perché finisce dopo 23 minuti la partita di Victor Osimhen. Il direttore di gara Aureliano ha visto evidentemente all'interno dell'area di rigore del Venezia una gomitata volontaria da parte dell'attaccante nigeriano su seguente donazione da calcio d'angolo e ha immediatamente estratto il cartellino rosso. Napoli dunque in 10 uomini, Napoli che tra l'altro stava
accelerando perché ha avuto altre due opportunità nello spazio di 60 secondi. Prima al 22esimo intervento di Menfa. Scusa Barchesi, nuovo vantaggio dell'Alessandria a Benevento, ancora Corazza, dunque Benevento 1, Alessandria 2 al 40esimo. A te. D'accordo Carbone, dicevo delle due occasioni del Napoli al 20esimo, prima con Di Lorenzo, conclusione di pochissimo al lato da parte di uno dei tre campioni d'Europa del Napoli, poi Menpa su Politano, servito brillantemente da Insigne con un cross sul secondo palo, la deviazione in calcio d'angolo del portiere del Venezia. Venezia in attacco con Di Mariano, area di rigore, Di Mariano viene chiuso bene, portato fuori dall'area stessa da Di Lorenzo. Di Mariano che ha segnato il gol più importante dello scorso campionato del Venezia, quello che ha consentito alla formazione lagunare di vincere per 1-0 sul campo del Cittadella nell'andata della finale dei playoff. Ancora Di Mariano sulla sinistra, colto in controtempo Heymans, c'è stato un cartellino giallo da segnalare nei confronti del centrocampista del Venezia Fiordilino, ma la cosa più importante è che, come detto, dal 23esimo il Napoli è in 10 uomini per l'espulsione di Osimhen. Napoli 0 Venezia 0 Ascoli. E ad Ascoli la cosa più importante invece al momento l'ha fatta Bidawi, che al minuto 35 è entrato all'interno dell'area di rigore in serpentina, è arrivato all'altezza del primo palo, ha fintato di mettere al centro, il portiere ha provato a chiudere sul primo palo, invece ha calciato in porta e ha beffato il numero uno ospite, che nulla ha potuto dunque per il vantaggio dell'Ascoli. Dobbiamo dire però meritato, perché quantomeno l'Ascoli ha avuto maggior possesso palle, ha provato più volte a venire in avanti e poche le conclusioni a rete da parte del Cosenza, nonostante dopo il gol subito non c'è ancora reazione da parte degli uomini di Zapparoni. È il 41esimo, Ascoli 1 Cosenza 0, andiamo a Benevento. Partita vincente al Vigorito, 42esimo minuto di gioco, è tornato in vantaggio l'Alessandria, dunque Benevento 1 Alessandria 2. Raccontiamo il raddoppio dell'Alessandria al 40esimo con sul primo, sui sviluppi del primo calcio d'angolo battuto dai piemontesi, c'è stato il cross dalla destra da parte di Chiarello, colpo di testa di Arrighini che ha smarcato sul secondo palo Corazza, che ha potuto battere da non più di 3-4 metri, conclusione forte, tesa sotto la traversa, niente da fare per Paleari. E la rete dell'Alessandria nel momento di maggiore difficoltà per gli ospiti, il Benevento stava infatti attaccando, aveva avuto due grandi occasioni al 37esimo con la traversa. Mi chiedo scusa, il vantaggio della Roma con Mkhitaryan dopo lunga consultazione VAR era scattato sul filo del fuorigioco, il secondo assistente di linea aveva sbandierato in un primo tempo gol annullato e poi la revisione molteplice delle immagini dicono invece che Mkhitaryan era in gioco. Roma 1 Fiorentina 0 minuti 28, a te la linea. Per ricordare il punteggio, Benevento 1 Alessandria 2, stavamo dicendo che Ionizza aveva colpito una traversa al 37esimo per il Benevento, poi un minuto dopo Saul, la sua conclusione da ottima posizione, era finita alta. 43esimo, Benevento 1 Alessandria 2, Crotone. A Crotone siamo al 42esimo e 40 secondi, quindi si va per il 43esimo, la squadra calabrese sta per battere un calcio d'angolo, 0-0 il punteggio, palla in mezzo, esce Gori, ribatte con i pugni, poi ancora il pallone che viene manovrato dalla squadra di casa, ma riesce il Como comunque a liberarsi e a ripartire con un rapido contropiede, si chiama ripartenza. Adesso la formazione lariana che ci prova con Cerri che si allarga sulla sinistra, velocissimo, poi mette in mezzo per un compagno Bellemo, è riuscito comunque a intervenire in chiusura Mondoni con molto brava, ha anticipato il giocatore, ha passato all'indietro per il portiere Pessa, il Crotone è ripartito. 43-13, 0-0 l'uscita Pisa. E davanti il Pisa ancora una volta con Taure, siamo al 43esimo, il Pisa è sempre in vantaggio contro la Spalla per 1-0, ma riparte in contropiede la Spalla con Colombo che va per vie centrali, ha davanti a sé però tre difensori del Pisa, allora assegna e dà la palla a Di Francesco che arriva fino al tiro con un bel destro, para però senza troppe difficoltà Nicolas per il Pisa. Poco fa il Pisa ha colpito un palo ancora una volta con Taure dopo un calcio di punizione di Marsura dalla sinistra. Sta giocando bene la formazione toscana di D'Angelo, il parziale è sempre lo stesso, Pisa 1 Spalla 0 quando siamo al 44esimo minuto. Studio 45esimo fra Cremonese e Lecce sul parziale di 0-0 Roma Fiorentina.
Trentesimo minuto e si è sbloccata la situazione di partenza dopo un lungo, vorrei dire lunghissimo, consulto a distanza tra gli addetti al VAR, Mazzoleni e Vivenzi, e l'arbitro Pairetto che attendeva Lumi, l'uomo assist, e Mkhitaryan, e Ebrahim, l'uomo gol, e Mkhitaryan servito proprio sul filo del fuorigioco in posizione regolare, però il controllo con il sinistro e la conclusione raso terra, nulla da fare per Terracciano. Scusa Scaramuzzino, ha pareggiato il Benevento con un'autorete di Parodi, dunque al 45esimo Benevento 2, Alessandria 2, a te. Grazie Carbone, qui Terracciano si supera negando la gioia del gol a Zaniolo, destro dalla distanza da circa 20 metri, un sinistro, anzi chiediamo scusa, un sinistro che ha visto però Terracciano esaltarsi con un gran tuffo a evitare che il pallone lo superasse alla sua sinistra, si era liberato molto bene e Zaniolo, abbiamo detto che alla fine una inquadratura era quella giusta a dimostrare la posizione regolare di Mkhitaryan, ma segnava il calcio d'angolo con il colpo di testa tentato da parte di Ibañez, che si era spinto nell'area di rigore avversaria per sfruttare le sue doti di salto, ha colpito in qualche modo il pallone che però è finito lontano dallo specchio della porta. Roma 1 Fiorentina 0, la Fiorentina ha subito prima l'espulsione del suo portiere Trondoschi e quindi il gol del vantaggio romanista nel momento in cui comunque possiamo definire aveva ben impressionato in questa intera prima parte della gara. Adesso c'è un pressing alto della squadra giallorossa che vuole appunto approfittare del il doppio colpo, prima la espulsione appunto dell'estremo difensore della squadra gigliata e poi il vantaggio della Roma capitato al minuto numero 28 grazie a Mkhitaryan. Intanto prova la Fiorentina con Venuti che guadagna proprio all'altezza della panchina di Mourinho, una rimessa laterale con Nico Gonzalez che prova a farsi vedere, viene servito invece più in profondità Pulgar, anzi si trattava di Bonaventura che tocca per ultimo e quindi rimessa a favore della Roma in vantaggio per 1-0 al 32esimo. Tutto questo, linea Napoli. Ammonito Caldara su percussione di Zielinski, ragion per cui c'è un interessante calcio di punizione in favore del Napoli a circa 25 metri dalla porta difesa da Menpa, 0-0 quando entriamo nel 32esimo. Insigne, Mario Rui sul pallone, ma crediamo che sarà il capitano del Napoli a calciare, la terza opportunità per Insigne su calcio da fermo, pallone basso e anche questa volta respinge la barriera, rincorre il pallone, lo conquista Politano, poi lo bocca, pallone all'indietro per Manolas, da questi a Koulibaly, Napoli in 10, lo ricordiamo dal 23esimo per l'espulsione, rosso diretto nei confronti di Osimhen. Abbiamo ricostruito quanto accaduto al 23esimo, appunto la follia di Osimhen, non abbiamo purtroppo il monitor di servizio ma questa è una consuetudine qui a Napoli. Dicevo, Osimhen ha sferrato un pugno al centrocampista belga Eymans, dunque giustissima la decisione del direttore di gara Aureliano, rosso diretto e partita finita per Osimhen che ha messo in difficoltà ovviamente i propri compagni di squadra. Ora agisce Insigne da punta centrale, Insigne come detto osannato dal pubblico del Maradona, Insigne il cui futuro qui al Napoli è assai incerto con un contratto che scadrà il prossimo anno e con le parti che sono lontanissime per un eventuale rinnovo. Siamo nel corso del 33esimo, Napoli che fa fatica a trovare gli spazi, Venezia con un uomo in più e certamente un po' più coraggioso rispetto ai primi minuti, ha provato al 29esimo Caldara da fuori, conclusione centrale neutralizzata da Meret, Napoli 0 Venezia 0. Ascoli. Ad Ascoli squadra negli spogliatoi, situazione punteggio Ascoli 1 Cosenza 0, decide un gol di Bidawi al 35esimo Benevento. A Benevento sta per scadere il terzo e ultimo minuto di recupero, 2-2 tra Benevento e Alessandria, una partita davvero emozionante, davvero bella, giocata su ritmi alti dalle due squadre. Raccontiamo la rete del 2-2, c'è stata una ripartenza dei Sanniti, Roberto Insigne in profondità per Improta che è entrato in area dall'out sinistro, ha dato lo sguardo, cross teso al centro a cercare Sau, nel tentativo di anticiparlo Parodi ha insaccato nella sua porta con lo stinco e dunque pareggio, nuovo pareggio del Benevento quando sta per concludersi il primo tempo, si conclude in questo momento. Dunque ricordo il parziale al Vigorito dopo la prima frazione di gioco, Benevento 2 Alessandria 2. Crotone a Crotone, squadre negli spogliatoi, 0-0 tra Crotone e Como Pisa. Le squadre stanno raggiungendo lo spogliatoio in questo momento, dopo 3 minuti di recupero è finito anche qua il primo tempo, il punteggio Pisa 1 SPAL 0, a portare in vantaggio il Pisa al 40esimo secondo. Sibilli studio.
Si gioca invece ancora allo stadio Zini di Cremona, siamo al 50° minuto, quinto minuto di recupero con il parziale di 0-0 fra Cremonese e Lecce. Cambia ovviamente la scaletta con i soli campi di Serie A, Roma-Fiorentina e Napoli-Venezia con Giovanni Scaramuzzino e Massimo Barchesi. Roma. Qui siamo arrivati al 35° minuto, conducono i giallorossi per 1-0 che poco fa hanno rischiato però il gol del pareggio, una perfetta imbucata di Bonaventura sul filo del fuorigioco, posizione regolare del numero 5 ex milanista, il controllo e la conclusione sul primo palo, ancora Fiorentina in avanti e si salva in calcio d'angolo a difesa della Roma con Ibañez in anticipo, azione di secondo su Vlahovic, dicevamo dell'incursione che ha visto protagonista Bonaventura, ma soprattutto tutto la pronta risposta di Rui Patricio che ha coperto il pallo di competenza, quello alla sua sinistra, e ha respinto la conclusione di Bonaventura. Seguiamo il calcio d'angolo a favore della Fiorentina, salvano anche i difensori centrali come Igor che prova a impattare sul pallone stesso, ce la fa, ma Rui Patricio legge bene la conclusione del brasiliano, non fortissima, fa suo il pallone, invita i compagni ad allontanarsi dai propri 16 metri, poi con le mani smista in direzione di Kasdorp che ha avuto una buona opportunità nel momento in cui è riuscito a far suo un pallone che sembrava destinato a finire in fallo laterale ed offrire un vero e proprio assist alla conclusione di Lorenzo Pellegrini, e una Roma che comunque si è scossa dopo l'espulsione sul fronte avversario di Trongoschi e adesso sta gestendo la partita, soprattutto cercando di lanciare Zaniolo, la corsa del numero 22, su di lui c'è Igor, si ferma Zaniolo, due avversari, riesce a mantenere il possesso di palla con un retropassaggio verso Kastrop che questa volta non affonda, e quindi Ibañez, il pallone che vede coinvolto il brasiliano, verrà smistato così in direzione di Vigna, all'altezza della panchina di Italiano. Verretu, l'ex della partita, su di lui il pressing di Nico Gonzalez, e quindi la Roma che può ripartire affidandosi a Cristante, lancio lungo in profondità per lo scatto di Vigna che in effetti è molto più libero dopo l'uscita di Caglion, cross comunque da dimenticare, basso, la difesa della Fiorentina alla meglio, tutto questo al 37° minuto. Roma 1, Fiorentina 0, linea Napoli. Dove siamo al 36esimo, 0-0 tra Napoli e Venezia, ma poco fa è finita la partita anche di Zielinski, problemi muscolari per il centrocampista polacco, al suo posto è entrato Elmas, questa la decisione di Luciano Spalletti. Napoli, che lo ricordiamo, sta giocando in 10 uomini dal 23esimo in virtù della follia di Victor Osimhen che ha sferrato un pugno a Eymans, espulsione diretta per l'attaccante del Napoli, attenzione di Lorenzo che stava per commettere un pasticcio all'interno dell'area di rigore del Napoli, pallone recuperato da Di Mariano, ancora la formazione di Zanetti che sta attaccando sul centro di sinistra con l'espertissimo Molinaro, pallone all'indietro sbagliato però da parte di Di Mariano, prova a ripartire il Napoli che perde però il pallone con Fabian Ruiz, Napoli che sta accusando dal punto di vista psicologico in particolare il colpo dell'espulsione subita da Osimhen, prova a dare la scossa al suo capitano Lorenzo Insigne, accelerazione, viene clamorosamente braccato Lorenzo Insigne, qui arriva il cartellino giallo, i giocatori del Napoli vorrebbero un provvedimento ben diverso, è stato praticamente bloccato Insigne in maniera irregolare al collo addirittura da parte di Eymans, cartellino giallo, solo cartellino giallo da parte del belga, e qui insomma ci poteva scattare anche il rosso per una presa al collo da parte di Eymans nei confronti di Lorenzo Insigne. Calcio di punizione in favore del Napoli quando siamo al 38esimo, seguiamo questa opportunità per la formazione di Luciano Spalletti, va Mario Rui sul pallone in posizione centrale ma siamo molto lontani dalla porta difesa da Amenpa, vediamo il portoghese ex Empoli e Roma che dà uno sguardo all'interno dell'area di rigore, c'è Koulibaly, c'è Fabian Ruiz ovviamente anche Manolas, ecco il pallone proprio per Manolas sul secondo palo, il colpo di testa di Ceccaroni ad allontanare la minaccia, poi il pallone termina in fallo laterale. La rimessa nel contrasto tra Politano e Molinaro è a favore del Napoli, 38 minuti 10 secondi sul cronometro, Napoli 0, Venezia 0, Olimpico di Roma, Scaramuzzino.
E qui siamo arrivati al 39esimo minuto, conduce la Roma per una rete a zero, ci prova però la Fiorentina con lo scatto sul settore sinistro da parte di Mahé, anticipato però dai centrocampisti della Roma, soprattutto abile nella circostanza in fase di contenimento Cristante. Ancora i difensori che scambiano il pallone con Ibañez, tentativo di servizio riuscito per Vigna, che però non se la sente di varcare la linea centrale del campo, mantiene il possesso di palla alla squadra di Mourinho. Mourinho al limite della propria area tecnica, braccia conserte, in pratica sta osservando gli sviluppi del gioco. Adesso il possesso palla, dopo che la Roma ha trovato il gol del vantaggio, dice che i giallorossi possono prevalere anche in questa particolare, inutile se vogliamo, classifica, ma che comunque fa correre a vuoto gli avversari. Una Fiorentina che rimane corta, difesa a 4 con il solo Vlahovic che prova a cercare le sponde soprattutto di Nico Gonzalez, tentativo di lancio adesso in profondità ad opera di Ibañez, il pallone però finisce direttamente la sua corsa in fallo laterale. 40 minuti 25 secondi, Roma 1 Fiorentina 0, a decidere fino al momento il gol dopo attenta visione e revisione VAR, messo a segno da Mkhitaryan, scattato sul filo del fuorigioco ma finalmente giudicato in posizione regolare. Stadio Maradona. 5 minuti più recupero al termine del primo tempo, Napoli 0 Venezia 0, Napoli in inferiorità numerica ma che continua ad attaccare, lo fa con Mario Rui. Il Venezia resta sulle sue dopo un tentativo di Caldara, la formazione allenata da Paolo Zanetti lì nuovamente rintanata nella propria metà campo, pallone ancora buono per il Napoli con Politano dal limite, vediamo Politano che cerca di girarsi, è costretto a riaprire per Mario Rui, cross basso messo fuori, poi arriva Di Lorenzo, ancora Napoli, tambureggiante l'attacco della formazione azzurra, vediamo Politano, c'è Mario Rui che sta scattando, lo ha servito Politano con il petto, il portoghese all'indietro per Elmas che tocca il suo primo pallone da quando è entrato in campo al posto dell'infortunato Zielinski. Elmas non passa, arriva Insigne si porta il pallone all'altezza della linea di fondo campo, viene chiuso da Bui e poi c'è la segnalazione di fuorigioco nei confronti di Lorenzo Insigne, si ferma il gioco, calcio di in favore del Venezia. Ricordo un dato statistico, le due squadre non si affrontavano in Serie A addirittura dal 4 marzo 1968, parliamo quindi di oltre mezzo secolo fa, 53 anni fa per l'esattezza, vinse il Napoli allora per 4-0. Siamo invece 0-0 in questo primo tempo, assai complicato per il Napoli che dal 23esimo gioca in 10 uomini in virtù dell'espulsione di Osimhen. Napoli 0 Venezia 0 Roma. Allora Scaramuzzino, diamo anche il finale del campo non collegato in Serie B, 0-0 fra Cremonese e Lecce, squadre negli spogliatoi dopo 50 minuti nella prima frazione. Roma. Grazie Massimiliano, qui continua la Roma a condurre per una rete a zero, una bella parata alta ad opera di Terracciano su un cross proveniente da sinistra, il pallone è deviato da uno dei suoi difensori nella parabola aerea, è stato necessario che Terracciano appunto ritrovasse la posizione e soprattutto non perdesse il pallone per non favorire gli attaccanti avversari. Fiorentina comunque in possesso di palla e ripetiamo, lo fa bene la squadra di Italiano che costringe a sua volta a correre a vuoto e al fallo i giocatori di Mourinho, in questo caso è Veretout che all'altezza della linea centrale del campo mette giù Pulgar, calcio di punizione già battuto con pallone smistato per Bonaventura, ancora Pulgar, il cileno che vede Venuti, non se la sente quest'ultimo di provare il dribbling nei confronti di Mkhitaryan, l'autore del gol, però l'azione della Fiorentina può nascere da una incursione, palla al piede di Nico Gonzalez, interessante il passaggio per Biraghi, interno dell'area di rigore, Malek si coordina, colpo di testa tentato da Vlahovic e Rui Patricio riesce a allontanare la minaccia, probabilmente Vlahovic aveva colpito il pallone muovendosi in una posizione di fuorigioco, comunque davvero reattivo Rui Patricio che in precedenza, lo ricordiamo, aveva neutralizzato una conclusione che sembrava a botta sicura di Bonaventura respingendo in qualche modo con il ginocchio, intanto cartellino giallo per proteste che è stato sventolato nei confronti di Zaniolo, una bella incursione ad opera di Nico Gonzalez con Fiorentina pericolosa, il tentativo di Malè e poi Vlahovic che aveva tentato
tentato appunto di colpire di testa, ma Rui Patricio era riuscito a anticipare tutti, compagni e avversari. Poi si è alzata la bandierina del primo assistente dell'arbitro a indicare appunto la posizione di fuorigioco. 45esimo minuto, Roma 1 Fiorentina 0, Massimo Barchesi, Napoli. Siamo entrati nel 44esimo minuto, 0-0 tra Napoli e Venezia. Il Venezia con Molinaro che attacca, parte il cross, pallone sul secondo palo e poi in allungo ci arriva il nigeriano Ebuei, pallone che termina sul fondo e dunque Venezia che punge in chiusura di tempo. Venezia che è in superiorità numerica, allora ribadiamo, vedremo un po' quale sarà la tattica della formazione allenata da Paolo Zanetti nel corso della ripresa, se si accontenterà di questo punto, se proverà a vincere addirittura la partita. È un Napoli oggettivamente in difficoltà che ha creato le uniche occasioni in questo primo tempo, soprattutto per via degli errori nel rinvio da parte del portiere Mempa, ed è stato proprio Osimhen il giocatore degli azzurri più pericoloso fino al momento della sua espulsione. Poi da quel momento il Napoli ha creato poco, con Insigne che è lì al centro dell'attacco, ma manca un vero punto di riferimento, una punta centrale ai giocatori del Napoli, soprattutto quando la squadra di Spalletti agisce sulle corsie esterne con i cross di Mario Rui dalla sinistra e di Politano dalla destra. Vediamo Koulibaly, 44-21 nel corso del primo tempo, 0-0 tra Napoli e Venezia, ma addirittura d'arrivo il primo tempo anche all'Olimpico tra Roma e Fiorentina. Allora linea Giovanni Scaramuzzino. Grazie Massimo. 45-32, si arriverà fino al 48esimo minuto, il punteggio dice Roma 1 Fiorentina 0. Io direi di cedere nuovamente la linea a Napoli, e nel momento in cui si saprà appunto l'entità dell'eventuale recupero intervirà di nuovo lo stadio Olimpico. Vai Massimo. D'accordo Giovanni, vediamo ancora Ebuei, uno dei volti nuovi di questo Venezia, recupera palla Elmas che è stato fermato, 2 minuti di recupero nel frattempo, è stato fermato proprio da Ebuei, cartellino giallo nei confronti dell'esterno destro nigeriano. Per 8 undicesimi è più o meno la formazione dello scorso anno, quella del Venezia, le uniche novità sono rappresentate proprio da Ebuei, da Perez, centrocampista israeliano, e poi c'è Caldara che è il leader della difesa, l'ex giocatore di Milan e Atalanta. 2 di recupero con Elmas che converge, pallone filtrante troppo lento, letto bene proprio da Perez, recupera il Venezia, iniziato il recupero, primo tempo che si concluderà tra 1 minuto e mezzo, 0-0 tra Napoli e Venezia, nuovamente Olimpico di Roma. E allora sarà questione di secondi in questo rimpallo tra l'Olimpico e l'ex San Paolo. Roma 1 Fiorentina 0, qui i minuti di recupero sono 3, ne sono passati quasi 2, calcio di punizione a favore della Roma che conduce per 1-0, decide il gol di Mkhitaryan in precedenza, 8 minuti prima però l'espulsione di Drongoski per fallo, interruzione di chiara occasione da gol, giudicato così il contatto tra Drongoski e Ebram. Intanto nuovo fallo a centrocampo con Bonaventura ammonito, prova a discolparsi Bonaventura ma l'arbitro ha estratto il cartellino giallo e ha annotato il numero del numero 5 che è entrato con il piede destro sul collo piede di Vigna, il giocatore uruguaggio che rimane a terra. Calcio di punizione dopo che l'arbitro annota il nome appunto dell'indisciplinato. Bonaventura che continua a scuotere il capo, si rialza però Vigna e sarà Ibañez probabilmente a dettare il passaggio all'indietro nei confronti di Cristante. Ecco nuovamente Ibañez nella metà campo avversaria, tentativo di cross ma chiude bene la difesa della Fiorentina con pallone messo nuovamente in fallo laterale all'altezza della panchina di Italiano che ha avuto il merito appunto di mantenere la squadra corta dopo l'espulsione. Arriva il duplice fischio finale, c'è anche il patron Rocco Commisso presente in tribuna. Roma 1 Fiorentina 0, gol di Mkhitaryan al 28esimo minuto, linea Napoli. E contemporaneamente al duplice fischio finale del primo tempo è arrivato anche quello di Aureliano qui al Diego Armando Maradona a spedire le squadre negli spogliatoi, a sancire la fine del primo tempo. Napoli 0 Venezia 0, ma Napoli dal 23esimo in 10 uomini per l'espulsione di Victor Osimhen, è stato un rosso diretto rivolto all'attaccante nigeriano del Napoli che ha colpito con un pugno il centrocampista del Venezia Eymans. Squadre
dunque che si dirigono verso gli spogliatoi con il seguente parziale: Napoli 0, Venezia 0. Non so se sono cominciati i secondi tempi in Serie B o se devo restituire la linea dello Stadio Olimpico a Giovanni Scaramuzzino. Grazie, riprendiamo la linea dallo studio perché si gioca già su alcuni campi della Serie B per i secondi tempi, ma ora è il momento del GR breve e dell'onda verde. Poi torniamo insieme con tutto il calcio minuto per minuto. Guarda, c'è il messo questo stesso palla. Ancora Gabriella. Evitare che torni il nel primo pomeriggio. L'altro italiano in diretta.
con il42 minuti, di nuovo buonasera da Massimiliano Graziani, di nuovo ben ritrovati per questa prima puntata stagionale di Tutto il Calcio Minuto per Minuto. Siamo nell'intervallo di Roma-Fiorentina e Napoli-Venezia, ma si gioca sui campi di Serie B, sono iniziati i secondi tempi delle gare serali della prima giornata, ci sono anche delle novità. Allora partiamo con un giro veloce per fotografare la situazione, solamente minuto e punteggio, ripartendo da Ascoli-Cosenza con Antonio Monaco. Ad Ascoli è il nono del secondo tempo, situazione Ascoli 1, Cosenza 0, Benevento. Al Vigorito è cambiato in questo secondo tempo il risultato, il Benevento sta conducendo per 3-2 sull'Alessandria, ha segnato il gol del 3-2 Fulon al terzo di questa ripresa. La linea può andare a Crotone, ora siamo nel sesto minuto. Nono minuto allo Scida, inizio ripresa scoppiettante col Crotone da prima in vantaggio, al quarto Mulattieri, poi subito dopo il pareggio di Iovine per il Como e dunque punteggio 1-1, linea Pisa. Dove siamo al sesto minuto e non cambia il parziale rispetto al primo tempo, quindi Pisa 1, Spal 0, studio. È cambiato invece il parziale allo stadio Zini di Cremona, con la Cremonese che si è portata in vantaggio su Lecce per 1-0, il nostro campo non collegato di questa sera. La scaletta rimane la stessa in attesa che ricomincino, che inizino i secondi tempi di Roma-Fiorentina e Napoli-Venezia. Ripartiamo con le partite di Serie B, Ascoli-Cosenza, Benevento-Alessandria, Crotone-Como e Pisa-Spal. Ai microfoni Antonio Monaco, Luigi Carbone, Antonio Lopez e Saramini. Ascoli. Eccoci dal Del Duca con l'Ascoli in vantaggio per 1-0 sul Cosenza, gol messo a segno al 35esimo della prima frazione di gioco da Bidawi, ma è un Cosenza più reattivo, almeno quello visto in questi primi minuti rispetto a quanto fatto nel primo tempo, nessun tiro in porta invece in questo avvio di ripresa, già due conclusioni, la prima con Gori su calcio di punizione dai 16 metri, il tiro a giro sulla barriera è terminato però alto sulla traversa della porta difesa da Leali e qualche istante fa lo stesso Gori ha provato il tiro dall'altro lato però in raso terra, Leali ha controllato che il pallone terminasse fuori, attacca però ancora la formazione ospite che ora va alla ricerca del pari, il pallone viene messo al centro sul secondo palo, c'è un tentativo all'indietro di stoppare il pallone, ci riesce Dorazio, manda la sfera in calcio d'angolo, 11 minuti e mezzo, Ascoli 1, Cosenza 0, ma attacca la formazione ospite. Andiamo a Benevento. Al Vigorito siamo più indietro, siamo nell'ottavo minuto di gioco, partita che continua a regalare emozioni, adesso il vantaggio del Benevento per 3-2 sull'Alessandria, dunque la prima volta che i padroni di casa sono in vantaggio, avevano dovuto rincorrere per due volte nella prima frazione, raccontiamo la rete di Fulon al terzo minuto di questa ripresa, c'è stata un'insistita azione di Sau all'interno dell'area di rigore, aveva perso il pallone in un primo momento, poi è riuscito a toccarlo indietro, è arrivato di gran carriera Fulon che ha controllato in area e avanzato sull'out sinistro e ha lasciato partire un tiro forte e teso sul primo palo toccato solamente con i piedi da Pisseri, non impeccabile l'intervento in questo caso del portiere dell'Alessandria, il pallone si è insaccato per il 3-2 del Benevento, Benevento che è stato ancora pericoloso poi al settimo minuto con una conclusione di Elia al lato e c'è stata anche una sostituzione dall'inizio della ripresa, è entrato in campo Barba per Pastina, non cambia nulla, un difensore per un altro, sarà utilizzato come centrale Barba, Pastina è stato toccato duro nel primo tempo, grande entusiasmo adesso qui al Vigorito, si fida il pubblico che canta, il Benevento conduce per 3-2 sull'Alessandria al nono minuto, Crotone.
A Crotone siamo giunti al 12esimo, 1-1 dicevamo il punteggio tra Crotone e Como. Le reti al quarto, Mulattieri sotto misura sugli sviluppi di un calcio d'angolo, c'era stata una conclusione di Vulic, Mulattieri è intervenuto, ha deviato la traiettoria che ha battuto imparabilmente Gori, e poi il pareggio dopo 4 minuti di Iovine che ha sfruttato un lancio di Jaie sotto misura, anche lui ha scaraventato in rete da distanza ravvicinata. Adesso c'è un calcio di punizione in favore del Como che attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione in completo bianco, la conclusione in girata questa volta di Gabrielloni, il pallone che termina alto sulla traversa. Crotone che si difende, attacca invece a sua volta da sinistra verso destra in completo rosso-blu, rimessa dal fondo già effettuata dal portiere Festa, si va avanti così 1-1 il punteggio, siamo al 13esimo, linea Pisa. Scusa Sarameini, quarto gol del Benevento con Improta al 10° minuto, Benevento 4 Alessandria 2, a te. Grazie, siamo al 10° minuto allo stadio Arena Garibaldi di Pisa, il Pisa conduce sempre per 1-0 contro la SPAL, ma la SPAL ha avuto un'occasione all'inizio del secondo tempo con un tiro di controbalzo di Esposito che è andato di poco al lato della porta difesa da Nicolas, e poi ha avuto un'occasione anche il Pisa poco fa con Taure. C'è stata però una sostituzione importante che dobbiamo segnalare da parte della SPAL, è entrato al posto di Murgia Mancosu, il nuovo giocatore che ha riportato molto entusiasmo a Ferrara. Siamo però nel frattempo all'11esimo minuto e non cambia il parziale dell'Arena Garibaldi, Pisa 1 SPAL 0. Studio. 11esimo della ripresa anche a Cremona fra Cremonese e Lecce, la Cremonese in vantaggio per 1-0 con la rete segnata nella ripresa al 51esimo da Balsania. Siamo nell'intervallo delle sfide di Serie A, Roma-Fiorentina e Napoli-Venezia, le squadre sono ancora negli spogliatoi all'Olimpico, allo stadio Maradona di Napoli. Ricordo come si sono chiusi i primi tempi, Roma in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0 con la rete di Mkhitaryan al 26esimo, e invece parziale che vede sulla parità 0-0 Napoli e Venezia. Ripartiamo da Ascoli Cosenza, Monaco. Si sono di fatto invertite le tendenze riguardo alla questa partita tra l'Ascoli e il Cosenza, e vi dico questo perché l'Ascoli conduce per 1-0 e siamo al 15esimo, ma rispetto a quanto fatto vedere nel primo tempo adesso è il Cosenza che fa la gara, gran possesso palla, due conclusioni e l'Ascoli ad attendere, esattamente il contrario di quanto visto nella prima frazione di gioco, ma è normale questo perché adesso il Cosenza viene in avanti alla ricerca del pari, un traversone al centro, il pallone però termina in fallo di fondo, il portiere Leali rimette in gioco per la formazione bianconera che prova a venire in avanti sulla corsia di sinistra, gioca il pallone, cerca di far venire in avanti i giocatori del Cosenza per poi provare dei lanci per la coppia Bidaui Dionisi. 15:30, 1-0 linea Benevento. Gioca sul velluto adesso il Benevento, conduce 4-2 al 12esimo della ripresa e continua ad attaccare. Calò, retropassaggio, chiama in causa il compagno di squadra Barba, sta ancora attaccando e il Benevento, azioni sottolineate dagli applausi del pubblico. La rete del 4-2 al 10° minuto, Letizia è avanzato sulla tre quarti, allargato sulla sinistra per Improta, due passi lì dal limite dell'area diagonale preciso da posizione defilata leggermente sulla sinistra, palla che si è insaccata nell'angolino basso alla sinistra di Pisseri. Sta soffrendo molto la difesa 3 dell'Alessandria in questa ripresa, soprattutto sull'out destro di difesa dove opera Benedetti, cerca di supportarlo Di Gennaro, ma le due reti sono arrivate praticamente dalla stessa posizione, prima al terzo con Fulon, poi al decimo con Improta, le due reti che hanno consentito al Benevento di portarsi sul doppio vantaggio. 13esimo al Vigorito, Benevento 4 Alessandria 2, Crotone. 16esimo qui all'Oscida, sempre 1-1 tra Crotone e Como. Adesso c'è stata un'azione della parte della formazione di casa con la conclusione, il cross, il tiro cross di Benali che è stato comunque intercettato dal portiere del Como Gori che è riuscito a deviare, poi a bloccare, a rimettere in gioco per i propri compagni. Palla già persa con il Crotone che in ogni caso sta continuando a fare la partita, cerca il gol del vantaggio dopo aver subito il pareggio. Adesso Benali sulla tre quarti campo si smarca ma non riceve Vulic, poi Benali appoggia sulla sinistra dove
c'è, obbliga ad una rincorsa Molina che supera il diretto avversario, si prepara per il cross, sta per entrare in area, serve ancora Benali, il bello Zanellato che fa troppa fatica a girarsi e poi perde una ghiottissima opportunità libera la difesa del Como che subisce anche un fallo, quindi c'è il calcio di punizione in favore della formazione allenata da Gattuso. 17esimo in questo istante, 1-1 tra Crotone e Como, linea Pisa. Dove siamo invece al 14esimo minuto e continua ad attaccare la spalla, ma è sempre in vantaggio il Pisa. Il tiro di Mancosu, davvero insidioso per il portiere del Pisa, Nicolas, che è costretto a buttarsi in parata e a salvare con la mano destra. Davvero va fortissimo la spalla in questo inizio di ripresa, ma siamo al 14esimo minuto, non cambia il parziale. Pisa 1, Spal 0. Studio. 15esimo della ripresa, Cremonese in vantaggio su Lecce per 1-0 con la rete segnata da Valsania. Si torna in campo anche in Serie A, allora riprendiamo la scaletta originale con Roma-Fiorentina, campo principale con Giovanni Scaramuzzino, a seguire Napoli-Venezia con Massimo Barchesi, poi Ascoli-Cosenza, Antonio Monaco, Benevento-Alessandria, Luigi Carbone, Crotone-Como, Antonio Lopez e Pisa-Spal con Sara Meini. Stadio Olimpico. E l'assistenza tecnica stasera è qui garantita da Jacopo Teodoro. Roma 1, Fiorentina 0, come diceva appunto Massimiliano Graziani, il gol che decide per il momento la sfida dell'Olimpico è stato griffato da Mkhitaryan su assist di Ebram al minuto numero 26. Tutto è pronto adesso per l'inizio delle ostilità agonistiche in questo secondo tempo. Arbitro è Pairetto di Michelino che dà il fischio d'inizio. Roma in maglia tradizionale rosso pompeiano con inserti e numerazione giallo ocra, attacca da sinistra a destra in questo secondo tempo, maglia gialla con striscia orizzontale viola. Invece per la squadra di Italiano, che lo ricordiamo è costretta dal 20esimo a giocare con un uomo in meno per via dell'espulsione del portiere Drongoski, è entrato Terragiano al posto di Caglion, l'ex napoletano, e poi nell'intervallo fuori Malè e dentro Castrovilli. Questa la seconda decisione, la prima era in pratica obbligata da parte di Vincenzo Italiano, che ha messo in campo comunque una formazione davvero interessante. Ci prova la Fiorentina in questa ripresa, tentativo di pallone filtrante, Biraghi lo controlla, lo stop a seguire non è sicuramente ottimo e quindi può avanzare la Roma con Ebram che va via Igor, prova il tunnel addirittura nei confronti di Milenkovic, ingresso in area di rigore, l'uscita bassa ad opera di Terragiano a anticipare l'inglese, primo serio spunto a parte l'assist decisivo per il gol di Mkhitaryan, e Ebram ha fatto vedere soprattutto quando riesce a partire palla al piede di essere un giocatore dinamico e tecnicamente in fase di corsa abilissimo a controllare il pallone. In questo caso Fiorentina salvata da un'uscita rischia tutto di Terragiano. Roma 1 Fiorentina 0, 1 minuto e 20 nel corso del secondo tempo, sentiamo se a Napoli si gioca già. Si gioca la ripresa da 1 minuto e 10 secondi, ammonito per proteste Luciano Spalletti, e questa è un'altra prova di un certo nervosismo che attanaglia il Napoli, lo ricordiamo in 10 dal 23esimo per la follia di Osimhen che ha sferrato un pugno secco sul volto di Heymans sugli sviluppi di un angolo per il Napoli. Ricordo anche che al 35esimo Zielinski ha abbandonato il terreno di gioco per infortunio, al suo posto è entrato Elmas, non ci sono state sostituzioni, altre sostituzioni da parte di Spalletti, il Venezia si è ripresentato con gli stessi effettivi della prima frazione di gioco, un Venezia assai ordinato, vedremo se la formazione di Zanetti cercherà il colpaccio in questo secondo tempo sfruttando l'uomo in più, che è dal 23esimo, lo ricordiamo per l'ennesima volta, un'espulsione importante, un gesto folle quello di Victor Osimhen. Napoli che in questa ripresa attacca da destra verso sinistra, rispetto al nostro punto di osservazione il disimpegno di Caldara all'indietro per... Scusa Barchesi, e Crotone che interviene, raddoppio della squadra calabrese, ancora Mulattieri, doppietta per lui al 21esimo, Crotone 2 Como 1, te la linea. D'accordo Antonio Lopez, c'è una rimessa laterale in favore del Napoli sotto la nostra postazione, sarà effettuata da Mario Rui, ma c'è un giocatore del Venezia a terra, esattamente Johnson, ora si rialza lentamente l'esterno norvegese. Napoli 0 Venezia 0, 2 minuti e 50 secondi sul cronometro dall'inizio della ripresa. Antonio Monaco, Ascoli.
Eccoci il 22esimo ad Ascoli, calcio di punizione per la formazione di casa, il pallone sul secondo palo, attenzione, non ci arriva Dionisi, il pallone spila in fallo di fondo. Il punteggio è il seguente, Ascoli 1 Cosenza 0, regge ancora il gol messo a segno da Bidaoui al 35esimo del primo tempo, dopo un lungo attaccare da parte del Cosenza in questi minuti del secondo tempo. Siamo al 22esimo, adesso c'è stata questa prima opportunità per l'Ascoli, almeno per quanto riguarda la seconda frazione di gioco. Un cambio per quanto riguarda il Cosenza, il primo sul rettangolo di gioco Caso, mentre l'allenatore Zapparoni ha richiamato in panchina Sueva. Il 22esimo 1-0 Benevento. È il 19esimo minuto di gioco della ripresa, Benevento 4 Alessandria 2, Longo corre, cerca di correre ai ripari per cercare di riaprire la partita, inserisce forze fresche, triplo cambio al quarto d'ora, sono entrati Mora per Benedetti, Palombi per Arrighini e Pierozzi per Mustacchio. Un minuto prima Alessandria aveva avuto una grande occasione, un regalo di Calò che ha perso palla non lontano dall'area di rigore, ma ha servito Chiarello tutto solo in aria, tiro piazzato, gran riflesso di Paleari che in tuffo si è disteso sulla sua sinistra ed è riuscito a deviare il pallone in angolo. In questo momento il gioco è fermo perché a terra c'è Sau che necessita delle cure dello staff sanitario. Dunque 20esimo minuto a Benevento, Benevento 4 Alessandria 2, Crotone. E a Crotone proprio in questo istante c'è stata una conclusione ancora una volta di Mulattieri che si sta esaltando, una botta di destra appena entrata in area di rigore, bravissimo Gori a lanciarsi alla sua destra in tuffo, a deviare in calcio d'angolo. Mulattieri, lo dicevamo, che è l'autore del gol del raddoppio, così come del primo gol, del gol che aveva sbloccato il punteggio al 21esimo, ha riportato il Crotone in vantaggio per 2-1 sul Como, Como che si era momentaneamente portato sulla parità con Iovine all'ottavo. Adesso c'è grande festa sugli spalti dell'Oscida, 3.000, poco più di 3.000 gli spettatori presenti quest'oggi, a scacchiera naturalmente come da regole anti-Covid. C'è stato un calcio d'angolo, il rilancio della formazione del Como, il contropiede, ma pare che la situazione sia comunque sotto controllo per il Crotone con un intervento falloso ai danni di Mondonico che subisce un fallo e dunque batte il calcio di punizione in chiave difensiva. 24esimo qui all'Oscida, Crotone 2, Como 1, Pisa. Intanto ha preso il largo la Cremonese su Lecce, 3-0, due reti nel giro di 5 minuti, buon aiuto e Valeria, a te Saramini. Sì, dove siamo al 21esimo, sempre 1-0 per il Pisa contro la SPAL, ma in questa ripresa va più veloce la SPAL, anche perché il Pisa non ha alcuna intenzione di accelerare il gioco. SPAL che si trova nei pressi dell'area di rigore ancora una volta con Mancosu, che da quando è entrato ha cambiato decisamente la velocità dell'attacco. Arriva il cross di Dickman, respinge però Marin, la SPAL resta ancora all'interno dell'area di rigore ma riesce a liberare proprio il centrocampista del Pisa Marin. Dunque quando siamo arrivati al 21esimo minuto non cambia il parziale all'Arena Garibaldi, Pisa 1 SPAL 0. Studio Cremonese saltamente in vantaggio su Lecce a questo punto per 3-0 nel giro di 5 minuti, le due reti, buon aiuto al 60esimo, Valeri al 65esimo. Siamo al 67esimo minuto, torniamo allo Stadio Olimpico Roma-Fiorentina. E qui c'è un episodio molto importante, 7° minuto, conduce la Roma per una rete a 0, ma da questo momento le due squadre saranno di nuovo in parità numerica. Scontro tra i due numeri 22, Zaniolo già ammonito, ha spinto un effervescente Nico Gonzalez che quando riesce a verticalizzare è un giocatore molto pericoloso, sia perché è in grado di concludere personalmente, sia perché appunto osserva sempre molto bene tra l'altro la disposizione del compagno meglio piazzato. Doppio giallo e quindi docce anticipate per Zaniolo, Roma 1, Fiorentina 0 e squadre in parità numerica. Lo ripetiamo, nel primo tempo era stato espulso il portiere Drongoschi, partita molto spigolosa, volano cartellini gialli da una parte e dall'altra con il direttore di gara Pairetto di Nichelino che appunto invita i giocatori a calmarsi agonisticamente. Il cartellino giallo adesso nei confronti di Castrovilli che è andato ad agganciare l'ex viola Verri
Cantù, sul quale c'era pronto il raddoppio di marcatura di Pulgar, quindi cartellino giallo nei confronti di Pulgar, non di Castroville. Era stato un intervento quasi in simultanea, perché lo stesso Castroville aveva tentato appunto di agganciare per la maglia proprio il giocatore francese Verretou. E adesso la partita è ripresa con la Roma che attacca da sinistra a destra, altezza linea centrale del campo, un intervento di Biraghi, rischia anche lui il cartellino giallo, questa volta rimane nel taschino dell'arbitro, ma come sentite anche dalla cronaca è una partita molto molto spezzettata, non si riesce a giocare in questa fase per più di 20 secondi di fila. Roma 1, Fiorentina 0, siamo arrivati al nono del secondo tempo. Napoli, partita spigolosa anche qui al Diego Armando Maradona, 0-0 tra Napoli e Venezia, 6 gialli e un rosso, il parziale sul taccuino del direttore di gara Aureliano di Bologna poco fa, entrato in campo nel Venezia, primo cambio operato dal tecnico Paolo Zanetti, in campo l'austriaco Svoboda al posto di Ebuei, uno degli ammoniti nel corso del primo tempo. A proposito di ammoniti, è finito sul taccuino dei cattivi anche Fabian Ruiz qualche istante fa. Vediamo il Venezia, c'è un cross all'interno dell'area di rigore, un tentativo di testa da parte di Eymans con il pallone che è terminato sul fondo, sul cross dalla sinistra di Mariano. Venezia dunque che si è affacciato all'interno dell'area di rigore del Napoli, un Napoli in 10 uomini dal 23esimo del primo tempo per l'espulsione, rosso diretto nei confronti di Osimhen. Luciano Spalletti che non ha modificato il proprio assetto tattico, con Insigne che resta lì al centro dell'attacco della formazione azzurra, con Elmas che sta agendo sul settore di sinistra. Elmas che, lo ricordiamo, al 35esimo del primo tempo ha sostituito l'infortunato Zielinski. Disimpegno del Napoli con il controllo di petto da parte di Mario Ru, attenzione al fallo su di lui, calcio di punizione in favore del Napoli quando siamo giunti al decimo minuto nel corso della ripresa. Parziale è fermo sullo 0-0 tra Napoli e Venezia. Lina d'Ascoli. Ad Ascoli siamo giunti esattamente al 29esimo, il punteggio è il seguente, Ascoli 1, Cosenza 0. Vi diciamo subito che la formazione di casa, dopo aver subito il ritorno del Cosenza in questo avvio di ripresa, ha rialzato il baricentro in due circostanze con Pablini e Bidaoui, si è resa pericolosa dalle parti di Saracco, ma il Cosenza sta imprimendo un altro tipo di forza in questo match, viene spesso sulle, scende sulle corsie esterne, mette in difficoltà soprattutto Dorazzi da un lato e Bastirotti dall'altro. Attenzione, attenzione Antonio Monaco, attenzione Antonio Monaco, c'è un calcio di rigore in favore del Napoli sul cross di Mario Rui, fallo di mano di Caldara, immediatamente il direttore di gara ha indicato il dischetto, Lorenzo Insigne già si è impossessato del pallone, linea a te perché Aureliano è andato nuovamente a rimproverare Luciano Spalletti, riprenderò la linea al momento del tentativo di trasformazione. Ante Antonio. Massimiliano Barchesi, momenti caldi a Napoli, noi solo per Ascoli per darvi minuto e punteggio che è la mezz'ora esatta in questo momento. Ricordiamo che l'Ascoli è in vantaggio sul Cosenza per 1-0, decide al momento un gol di Bidaoui messo a segno al 35esimo della prima frazione di gioco. Andiamo a Benevento. Al Vigorito non si arrende l'Alessandria che deve recuperare due reti, è sotto 4-2 contro il Benevento, adesso batte un calcio d'angolo dall'out destro di attacco. Scusa Luigi Carbone, tutto pronto per il rigore in favore del Napoli, Insigne contro Mempa, rigore assegnato da Aureliano per fallo di mano di Caldara sul cross di Mario Rui. Lorenzo Insigne prende una rincorsa dall'interno dell'area di rigore, è tutto pronto, il fischio di Aureliano, parte Insigne con il destro alto. Pessimo rigore calciato da Lorenzo Insigne, che ha calciato veramente malissimo con il corpo tutto all'indietro, il pallone è terminato abbondantemente alto. Clamorosa opportunità fallita da Insigne, ma sentite gli applausi del Diego Armando Maradona a cercare di rincuorare Lorenzo Insigne che ha sbagliato e anche di parecchio il calcio di rigore. Al 12esimo minuto il risultato resta fermo sullo 0-0 tra Napoli e Venezia. Torniamo, restiamo meglio in campagna, torniamo a Benevento da Luigi Carbone.
Sì, qui a Benevento nel primo tempo il fratello di Lorenzo Roberto aveva avuto una seconda chance, aveva sbagliato anche lui il primo rigore, ma poi il VAR aveva trovato un difetto nel posizionamento di Pisseri, sul secondo tentativo aveva centrato il gol del pareggio. Adesso il Benevento sta conducendo 4-2, dicevamo l'Alessandria non si arrende, ha avuto una buona occasione al 24esimo, cross di Beghetto dalla sinistra, colpo di testa di Corazza con buona scelta di tempo, il pallone terminato di poco a lato dopo aver attraversato tutto lo specchio della porta. Adesso è in forcing la squadra di Long che ha un po' rimescolato le carte grazie anche alla freschezza di alcuni interpreti come Palombi. Nel Benevento è entrato Moncini per Sau al 20esimo, al 26esimo nuovo ammonito Elia per un fallo su Parodi. Si resta su 4-2 al Vigorito in favore del Benevento sull'Alessandria. Crotone. A Crotone siamo al 31esimo, si va ormai per il 32esimo, sempre 1-1 il punteggio, anzi scusate 2-1 per il Crotone il punteggio grazie alla doppietta di Mulattieri, poi il momentaneo pareggio di Iovine. Ci sono stati dei cambi numerosi nel tratto non collegato, 4 nel combo, 1 solo nel Crotone. Andiamo a riepilogarli: Lagumina per Gabrielloni, Parigini per Toninelli nella formazione lariana intervallata dall'entrata in campo di Carbò per Zanellato nel Crotone, e poi sempre per la squadra di Gattuso Arrigoni per Maida e Gliozzi per Cerri. Attacca adesso il Como, lo fa centralmente proprio con Gliozzi che allarga il gioco sulla destra, la conclusione, la parata di Festa che evita il secondo pareggio, e poi la difesa del Crotone a buon gioco, ancora Crotone in avanti, ancora Como, poi forse c'è un fallo, calcio di rigore in favore del Como. C'è stato un atterramento in area da parte di un giocatore del Como, dovrebbe trattarsi del numero 27 se non andiamo errati, andiamo a verificare poi dopo tra un po', ma l'arbitro, il signor Doveri di Roma, è stato inflessibile, ha indicato scusa Lopez, c'è il pareggio intanto della Fiorentina all'Olimpico dopo l'ora di gioco. Dopo il nome del marcatore dovrebbe essere stato Milenkovic, ve lo confermiamo, a toccare in mischia l'ultimo uomo Milenkovic, difensore, ha spinto il pallone alle spalle di lui Patrizio. Roma 1 Fiorentina 1 Ezio Scida. Sì, grazie Scaramuzzino, è tutto pronto per la battuta del calcio di rigore, il tentativo di trasformazione da parte di Gliozzi, non ci sono state proteste, netto il fallo e dunque Gliozzi pronto sul dischetto, contro di lui Festa che già si muove, cerca di disorientare l'attaccante avversario che sta per tentare la trasformazione di questo calcio di rigore. C'è ancora qualche minuto che si perde del tempo, l'arbitro che però cerca di far ristabilire la calma perché ci sono alcuni i giocatori che stanno discutendo al limite dell'area di rigore. Adesso sembra tutto pronto per il tentativo di trasformazione con l'arbitro che ha ancora qualcosa da dire ad alcuni uomini sul terreno di gioco, si prepara per il fischio, si va per le lunghe, ma noi teniamo la linea perché si dovrebbe battere da un momento all'altro, infatti è così, con il fischio del signor Dovei di Roma, la rincorsa di Gliozzi, Festa che si muove e poi il pallone da una parte e Festa dall'altra, gol per il Como. Gliozzi sul calcio di rigore ristabilisce la parità al 34esimo. Crotone 2, Como 2, linea Pisa. Dove siamo al 31esimo minuto, il Pisa sempre vantaggio per 1-0. Attenzione Saramini, c'è un altro calcio di rigore in favore del Napoli al 16esimo della ripresa. Tra poco interverrò per il tentativo di trasformazione. Va nuovamente Lorenzo Insigne, ci sono delle proteste da parte dei giocatori del Venezia nei confronti di Aureliano. Un altro fallo di mano su conclusione di Politano, l'arbitro ha segnato un nuovo rigore, probabilmente ci sarà un controllo VAR. A te Sara. Solo per ribadire minuto e punteggio, grazie a Massimo Barchiesi, siamo al 32esimo minuto, Pisa 1, Spal 0, studio. E ritorniamo allo Stadio Olimpico, Giovanni Scaramuzzini. 17esimo minuto, 1-1, colpo di testa in traversa da parte di Abraham che era scattato proprio sul filo del fuorigioco, è andato a chiudere il cross proveniente da destra, ha anticipato tutti il pallone, colpito benissimo, scavalcato Terragiano, la traversa ha salvato il portiere della Fiorentina. Scusa Giovanni, è tutto pronto, prego, per un altro rigore a distanza di 5 minuti, ci riprova Lorenzo Insigne contro Mempa, di destra Insigne, stavolta gol, il Napoli in vantaggio, il Napoli in vantaggio al 17esimo minuto, nel corso della ripresa, schiacciato Mempa che è andato a sinistra, potente,
la trasformazione di Lorenzo Insigne, che ha calciato di collo pieno con il pallone che si è intaccato alla destra di Menpa. 110 e lode con la maglia del Napoli per Lorenzo Insigne, che sblocca una situazione molto molto complicata per il Napoli, che è in vantaggio sul Venezia per 1-0 nel momento olimpico. Grazie, 18° minuto, 1-1, partita tipica da campionato italiano, squadre tatticamente ben disposte, seppur entrambe in inferiorità numerica, ma che non rinunciano ad attaccare e magari per vincerla. In ordine di tempo, prima il pareggio da parte della Fiorentina con un'azione che ha visto il cross di Biraghi da sinistra con pallone che non è stato preda di Vlahovic, ma alle sue spalle è spuntato tra una serva di avversari, Milenkovic, che è riuscito in qualche modo a controllarlo e poi di sinistro a superare il portiere avversario Rui Patricio, che in precedenza si era distinto in una serie di parate, soprattutto indicativo al 19° il modo con cui ha neutralizzato con un tuffo a terra sulla destra la conclusione dal limite di Pulgar. Ma la cronaca alla meglio, ancora Ibrahim, limite dell'area di rigore, cross e poi il pallone in rete, Veretout, la posizione irregolare del francese al momento dell'assist da parte di Ibrahim. È una partita che sicuramente si è accesa e la nuova parità numerica l'ha resa più equilibrata. Sono due squadre che comunque vogliono i tre punti. La Fiorentina, dopo aver trovato il pareggio, ha rischiato però la capitolazione, come dicevamo in precedenza, con il traversa colpita da Ibrahim su assist di Luca Pellegrini, che di destro aveva visto proprio la posizione di Ibrahim, che è riuscito con uno stacco imperioso ad anticipare tutti, il portiere compreso, e la traversa ha detto di no. Intanto qui c'è posizione di fuorigioco e quindi si riprenderà con un calcio di punizione a favore della Fiorentina, il tutto in attesa di revisione VAR. Noi ci lasciamo sul punteggio di Roma 1 Fiorentina 1, tutto questo al minuto di gioco numero 20, linea nuovamente al Maradona, seguiranno aggiornamenti. Siamo nel corso del 20° minuto, dunque da 3 minuti il Napoli ha sbloccato la situazione grazie al calcio di rigore, il secondo, questa volta però trasformato da Lorenzo Insigne, che aveva sbagliato clamorosamente 5 minuti prima al 12°, concludendo alto, dicevo, 110, lode per Lorenzo Insigne, perché il 110° gol con la maglia del Napoli è ormai arrivato a meno 5 da Diego Armando Maradona, è quarto nella classifica dei goleador di tutti i tempi del Napoli. Ci voleva solo lui per sbloccare una situazione, come detto, molto complicata per il Napoli, che sta facendo molta fatica nel condurre in porto in modo vittorioso questa partita, anche per via della sciocchezza, ricordiamo la follia di Victor Osimhen al 23° minuto, che si è fatto cacciare dal campo dall'arbitro Aureliano dopo aver sferrato un pugno nei confronti di Heymans. Sostituzioni da parte di Paolo Zanetti, ecco Di Lorenzo, colui che ha provocato il rigore. Di Lorenzo entra in area, viene fermato. Scusa Massimo, è stato alla fine concesso via VAR il gol alla Roma. Veretout ha riportato in vantaggio i giallorossi, gol dell'ex. L'assist di Ibrahim giudicata regolare la posizione al momento del lancio. Nuova situazione all'Olimpico, Roma 2 Fiorentina 1, rete di Veretout, stadio Maradona. Grazie Giovanni, 1-0 in favore del Napoli, dicevo Di Lorenzo che ha provocato il rigore con la conclusione respinta dal braccio di Ceccaroni, che nella circostanza è stato ammonito. Poi le sostituzioni di Paolo Zanetti, Sigurdsson l'islandese per Di Mariano, poi in campo un altro giocatore, Tesman, che ha sostituito Fiordilino quando siamo giunti esattamente al 21° in punto nel corso della ripresa. Napoli 1 Venezia 0. Ascoli. Ad Ascoli siamo giunti esattamente al 40°, ci avviamo verso la fine del match, la formazione bianconera conduce sempre per 1-0 grazie al gol messo a segno al 35° del primo tempo da Bidawi. Ci sono stati alcuni cambi nel tratto non collegato nell'Ascoli, prima sostituzione fuori Buchel, dentro Saric, secondo cambio per il Cosenza, l'allenatore Marco Zapparoni ha richiamato Carraro e ha mandato in campo Ballocchia. Il 41°, 1-0 Benevento.
A Benevento c'è un'importante novità, l'Alessandria sta per battere un calcio di rigore decretato dopo un controllo al VAR da parte dell'arbitro Di Bello. C'è stato un pasticcio tra Calò e Paleari che hanno scambiato il pallone ripetutamente, poi sul pressing di Chiarello Paleari è riuscito ad allontanare ma commettendo fallo, travolgendo l'avversario. L'attenzione dell'arbitro Di Bello è stata richiamata dal VAR dopo il controllo. È stato assegnato il rigore, adesso c'è Corazza che cercherà di realizzare la tripletta contro Paleari, allarga le braccia Paleari, parte Corazza con il destro, il pallone in rete, spiazzato Paleari e dunque si riapre la partita al Vigorito al 38esimo. Benevento 4, Alessandria 3, tripletta di Corazza. Crotone. A Crotone siamo al 41esimo, azione di Carbo sulla sinistra, batte, in area di rigore, si lamenta, protestano i giocatori della squadra calabrese, non c'è calcio di rigore, l'arbitro, il signor Doveri di Roma, indica rimessa dal fondo, dunque si riparte così col Como che deve ribattere, che deve battere appunto questa rimessa dal fondo con il portiere Gori che si appresta a piazzare il pallone al vertice dell'area piccola. C'è da dire che la squadra di Gattuso al 39esimo nel tratto non collegato ha colpito un palo, ha sferrato dunque il terzo gol con Iovine, violento destro che Festa non ha visto ma è stato salvato dal montante alla sua sinistra. Gioco che ancora non è ripreso, rimessa dal fondo, dicevamo, in favore del Como, 42esimo, 2-2 il punteggio, linea Pisa. Dove è il 39esimo, il Pisa conduce sempre per 1-0 contro la Spal, ha ripreso ad attaccare negli ultimi minuti soprattutto dal settore di sinistra dove spinge molto Beruatto, poco fa ha avuto un'occasionissima la squadra di Luca D'Angelo con Touré, molto bravo però a rispondere il portiere della Spal Tiam, manovra in questo momento il Pisa sulla linea del centrocampo. Siamo al 40esimo minuto, ribadiamo il parziale dell'Arena Garibaldi, Pisa 1, Spal 0, studio. 40esimo della ripresa anche allo stadio Zini di Cremona, Cremonese in vantaggio su Lecce per 3-0. Torniamo allo stadio Olimpico, Roma-Fiorentina. 25esimo minuto, la nuova situazione dice Roma 2, Fiorentina 1, due assist per Ebrahim, il neoacquisto che ha soppiantato Dzeko in pochi giorni, due assist stasera, entrambi decisivi e in entrambe le circostanze e per dopo visione e revisione del strumento VAR in entrambe le occasioni per fuorigioco che poi le immagini hanno dimostrato non ci fosse, questioni di centimetri. Shomurodov al posto di Ebrahim Luzbeko fa tirare il fiato a un giocatore che comunque piace per le sue caratteristiche e che sicuramente potrà essere molto utile alla causa romanista. Partita tutt'altro che finita, comunque squadra in 10 contro 10 con la Fiorentina che ci prova. Igor, pallone per Biraghi, punta l'uomo, si tratta di Karstop, poi il pallone appoggiato per Castrovilli, all'indietro ancora per Igor, il brasiliano finta il lungo lancio in profondità, poi coinvolge l'autore del momentaneo 1-1 Milenkovic nella manovra, il sul settore destro per Venuti, c'è Nico Gonzalez, serie di finte serpentine del giocatore argentino, molto interessante anche la sua prova all'indietro, Buonaventura, tentativo di inserimento, interno dell'area di rigore, Buonaventura, poi commette fallo e quindi calcio di punizione a favore di Bagnez e quindi della Roma, i Bagnez che il fallo appunto lo ha subito. Tutto questo al 26esimo minuto, Roma 2, Fiorentina 1, linea Napoli. 26 sul cronometro nel corso della ripresa, cambi operati da Luciano Spalletti, Lozano tra poco sul terreno di gioco così come il giovane Gaetano. Allora vediamo un po' quali saranno i giocatori del Napoli ad uscire, ecco il cambio con Fabian Ruiz che esce, entra Gaetano e poi Ciucchi Lozano sul terreno di gioco che rientra dopo una disavventura che ha lasciato col fiato sospeso i tifosi del Napoli, nonché Luciano Spalletti, un po' tutti, perché Lozano torna a disposizione dopo il brutto infortunio alla testa subito a luglio causato dal violento scontro con il portiere del Trinidad e Tobago nella prima giornata della Golden Cup. 1-0 in favore del Napoli, è uscito anche Fabian Ruiz, queste dunque le sostituzioni operate da Luciano Spalletti, ma va detto che al 23esimo il Venezia è andato vicinissimo al pareggio, sortita offensiva sulla sinistra del norvegese Johnsen, gran palla all'interno dell'area di rigore sul primo palo per Francesco Forte,
parte che il palo esterno l'ha centrato e dunque Meret si è salvato. Questa certamente è stata l'occasione da gol più chiara della partita costruita dal Venezia, che lo ricordiamo ha sempre l'uomo in più dal 23esimo del primo tempo per l'espulsione di Osimhen. Ecco Lozano che parte subito, entra nel vivo della partita, insegna Lozano, conclusione, poi Elmas destro, rete, la doppia del Napoli, ha segnato Elmas al 27esimo minuto nel corso della ripresa. Cambia nuovamente il parziale a Diego Armando Maradona, Napoli 2 Venezia 0. Elmas con il destro battuto sul primo palo, il portiere Mempa che si è tuffato probabilmente in leggero ritardo, pallone che si è insaccato, e dunque il Napoli ora il doppio vantaggio, ha segnato Elmas, Napoli 2 Venezia 0 Ascoli. Gioca il primo dei tre minuti di recupero assegnati dall'arbitro, che è il signor Maggioni di Lecco. Conduce sempre l'Ascoli per 1-0 sul Cosenza, ma qualche istante fa la formazione ospite ha usufruito di un calcio d'angolo, buona la battuta all'altezza del primo palo dove stava per andare a colpire Gori, è stato bravissimo il difensore per la precisione d'Orazio a sventare la minaccia. Ci sono stati altri cambi per quanto riguarda l'Ascoli, è uscito Buche dal suo posto, Saric appunto l'abbiamo detto, e dunque anche Castorani al posto di Fabbrini. Nel Cosenza invece fuori Florenzi, dentro Venturi, mentre il tecnico Zapparoni ha richiamato sì al suo posto, è entrato la Vardera classe 2002. Se ne sono andati due minuti di recupero dei tre assegnati. Ricordiamo il punteggio Ascoli 1 Cosenza 0, ultime battute linea Benevento. 44esimo della ripresa, Benevento 4 Alessandria 3, fasi palpitanti di gioco in questo finale in cui c'è un vero e proprio assedio da parte dell'Alessandria. Il Benevento si è schiacciato troppo all'indietro dalla mezz'ora della ripresa, quando Caserta è passato al 4-3-3 inserendo Acampora per Elia, poi c'è stata la frittata combinata da Calò e Paleari che ha portato al rigore conquistato da Chiarello, grande partita per lui, due assist e un rigore conquistato, tripletta con Di Corazza con palla nell'angolino basso alla sinistra di Paleari, e dunque ultime fasi di gioco in cui i piemontesi sono tutti protesi in avanti alla ricerca del pareggio del gol del 4-4. Siamo nell'ultimo minuto di gioco, poi vedremo l'entità del recupero al Vigorito. Benevento 4 Alessandria 3, la linea può andare a Crotone. Attenzione al cambio di campo per segnalare che è terminata la partita al Del Duca. L'Ascoli ha battuto il Cosenza per 1-0, il gol lo ha messo a segno al 35esimo del primo tempo Bidawi, è tutto da Ascoli. A te la linea. Sì, grazie. Dunque si giocano gli ultimi istanti di questa partita, tre minuti di recupero, è scaduto anche il terzo qui allo Scida con il Crotone e il Como che sono sul 2-2, c'è un calcio d'angolo in favore della formazione lariana, vedremo come cercherà di sfruttare questa opportunità la squadra di Gattuso, sarà sicuramente l'ultima opportunità della partita in favore del Como. Cross al centro dell'area di rigore, la rovesciata di Gliozzi, la super parata di Festa e il triplice fischio del signor Doveri che manda tutti negli spogliatoi. Si conclude sul 2-2 Crotone Como, la successione delle reti al quarto Mulattieri, il pareggio di Iovine all'ottavo, raddoppio di Mulattieri al 21esimo e al 34esimo su calcio di rigore Gliozzi. Il punteggio e il risultato di questa partita, c'è stato anche un palo di Iovine al Como che ha sfiorato. Si conclude qui, la linea va a Pisa. Dove siamo invece al 45esimo minuto e si giocherà ancora per 4 minuti, sono stati concessi questi nei minuti di recupero. Il Pisa è sempre in vantaggio per 1-0 contro la Spal, ma sta attaccando davvero in questi ultimi minuti la formazione di Ferrara, che è andata vicinissimo al gol con Dickman. Adesso il Pisa si è chiuso tutto in difesa, infatti si sta alzando il colo di incitamento anche dei 3500 tifosi nerazzurri presenti all'Arena Garibaldi. È passato un minuto di recupero all'interno dell'area di rigore, la Spal con la Telaf, ma riesce ad intervenire il portiere del Pisa Nicolas a bloccare, a far tirare un sospiro di sollievo alla sua squadra, e dunque quando siamo al 46esimo minuto non cambia il parziale, Pisa 1 Spal 0. Studio. Minuti di recupero allo stadio Gini fra Cremonese e Lecce, Cremonese in vantaggio per 3-0. Stadio Olimpico, Roma Fiorentina.
E qui siamo arrivati al 32esimo minuto, voleva il calcio d'angolo Nico Gonzalez, attaccante argentino della Fiorentina, che è andato a contendersi un pallone con Ibañez, ultimo tocco proprio di Nico Gonzalez, e quindi dopo che il pallone era avviato verso la lunetta, appunto, è arrivato il controordine e quindi rimessa in gioco e probabilmente anche calcio di punizione a favore della Roma, perché probabilmente, andiamo con le ipotesi, aveva allargato il braccio destro nel momento in cui Nico Gonzalez cercava di prendere tempo e pallone proprio all'avversario nei 16 metri avversari. Buona la prova fino al momento di Rui Patricio, lungo il suo rinvio oltre la linea centrale del campo Pellegrini, che lamenta una botta alla testa, il fischio dell'arbitro per una punizione dopo lo scontro con Igor a favore della Roma, che conduce per 2-1, chiediamo scusa. Palpitanti anche questi minuti che ci separano tra l'altro dal fischio finale, 32-32, Roma 2, Fiorentina 1, ancora non si gioca, e quindi io ne approfitto per coinvolgere nuovamente lo stadio di Napoli. Grazie a Giovanni Scaramozzino, poco fa ammonito il giovane americano Tasman, è entrato in campo pochi istanti fa, c'è un'uscita di Meret che subisce anche fallo, calcio di punizione in favore del Napoli. Tasman, giovane statunitense, uno dei volti nuovi di questo Venezia, che ha appena 19 anni. A proposito di giovani, vi abbiamo detto dell'ingresso in campo di Gianluca Gaetano, 21enne, classe 2000 nel Napoli, e altro giovane ventenne che ha fatto il suo debutto in Serie A nel Venezia pochi istanti fa, c'è stata la sostituzione con Galazzi, che è entrato sul terreno di gioco in sostituzione dell'israeliano Perez. Napoli 2 Venezia 0 quando siamo nel corso del 34esimo minuto, ricordiamo le reti nello spazio di 10 minuti nella ripresa di Insigne al 17esimo sul calcio di rigore di Elmas, al 27esimo Insigne che al 12esimo sempre di questo secondo tempo aveva sbagliato un primo calcio di rigore. Ora c'è punizione in favore del Napoli che viene battuta da Meret, Napoli 2 Venezia 0. A questo punto il terzo gol, ti chiedo scusa Massimo, della Roma a 11 minuti dal termine. Veretù ancora sul filo del fuorigioco, e comunque questa volta il gol viene assegnato, e Lorenzo Pellegrini ad abbracciare il numero 17, ex viola, che ha evitato di esultare per rispetto nei confronti della sua ex squadra. Adesso la partita pende decisamente a favore della squadra di Mourinho. Roma 3 Fiorentina 1, doppietta personale nel secondo tempo proprio di Veretù, nuovamente linea all'ex San Paolo. Grazie Giovanni, avevo concluso il collegamento, ribadisco il parziale, Napoli 2 Venezia 0 quando siamo al 35esimo nel corso della ripresa, linea a Benevento a questo punto. È finita però allo stadio Arena Garibaldi, prenderei la linea da qua, vince il Pisa 1-0 contro la SPAL in gol al primo minuto del primo tempo. Sibilli, a te. Benevento. Sì, 60 secondi per le residue speranze dell'Alessandria di pervenire al pareggio. A Benevento, ricordiamo, i Saniti conducono per 4-3 sull'Alessandria, ultimo minuto di gioco, prova a rimanere nella metà campo avversaria il Benevento, tenendo palla, facendola circolare sull'out sinistro, adesso con Fulon c'è anche uno scontro di gioco con l'avversario, poi l'Alessandria rientra in possesso di palla, il suggerimento troppo lungo, riesce a rinvenire Barba, retropassaggio per Paleari che mette il pallone con un lancio lungo nel cerchio di centrocampo, può ripartire l'Alessandria che ha inserito in campo anche Marconi, arrivato da pochi giorni dal Pisa, adesso un cross dalla sinistra di Beghetto, rimpallato, il pallone si impenna, arriva al limite dell'area, c'è un contrasto di Parodi che alza il gomito, ammonizione per lui, sfumano forse così le residue speranze dell'Alessandria di arrivare al pareggio in una partita davvero bella, combattutissima. Ricordiamo la sequenza delle marcature, al sesto del primo tempo in vantaggio l'Alessandria con Corazza, al 23esimo il pareggio di Insigne sul rigore, nuovo vantaggio piemontese con Corazza al 40esimo, poi lo scadere del primo tempo al 45esimo, un'autorete di Parodi per il 2-2 con cui si è chiuso il primo tempo, inizio ripresa nei primi 10 minuti, Fulon e Improta hanno portato il Benevento sul 4-2, ma ancora sul rigore questa volta Corazza, al 38esimo della ripresa ha riaperto i giochi, adesso Paleari, il tempo è scaduto, il tempo di recupero è scaduto, anche 6 minuti concessi dall'arbitro Di Bello, il pallone supera il centrocampo, fischio finale, il Benevento batte l'Alessandria 4-3 al Vigorito, e la linea può andare allo studio.
Grazie Luigi Carbone. Finale di partita anche allo stadio Zini fra Cremonese e Lecce. La Cremonese ha battuto il Lecce per 3-0. Torniamo allo stadio Olimpico da Giovanni Scaramuzzino, che ci racconterà la terza rete della Roma sulla Fiorentina. A te Giovanni. Eh sì, parte del merito qui è di Shumorodo, perché per non essere da meno rispetto a Abraham, suo rivale per la maglia da titolare, si è reso protagonista di un bel affondo che è stato concluso con un assist nei confronti dell'autore del gol, appunto Veretout, che sul secondo palo ha solamente spinto il pallone alle spalle di un terracciano ormai impossibilitato a intervenire. Il tutto qualche minuto fa, era il 34esimo del secondo tempo, ci prova la Fiorentina, ma adesso fa buona guardia la difesa della Roma con Mkhitaryan, prova il contropiede, la formazione giallorossa riesce in qualche modo a intercettare un pallone vagante. Biraghi, il capitano, per la prima volta fascia appunto per lui Biraghi, che è riuscito a evitare appunto un pericoloso contropiede avversario. Possesso palla garantito alla formazione toscana adesso da Igor, tentativo di servizio riuscito per Biraghi e poi pallone che finisce in fallo laterale. Le due squadre sono stanchissime, abbiamo detto in fase di apertura, del caldo da piena giornata estiva quest'oggi. Intanto sta per entrare Carles Perez nella Roma e uscirà Lorenzo Pellegrini, e invece nella Fiorentina finisce con qualche minuto d'anticipo la partita di Nico Gonzalez. Al suo posto sta per entrare Sottil. Non si gioca quindi, Roma 3 Fiorentina 1, e linea che al 38esimo minuto torna allo stadio Diego Armando Maradona. Ed è 38esimo minuto anche qui con il Napoli in vantaggio sul Venezia per 2-0. Galoppa sulla sinistra Mario Rui, il servizio per Elmas, il macedone ex Fenerbahce, autore del gol del 2-0 del Napoli. Tra poco sarà il momento anche di Andrea Petagna che entrerà sul terreno di gioco. Lobotka, ora il Napoli gestisce il pallone, ritmi che sono stati bassi per quasi tutta la partita, anche per via, anche qui un gran caldo, temperatura che prima del fischio d'inizio era sui 30 gradi, ora un paio di gradi in meno, ma fa tanto caldo, c'è molta umidità. Pallone per Meret che gira sulla sinistra per Koulibaly. Meret che poco fa ha controllato senza affanni un colpo di testa di Francesco Forte, Forte che è stato il giocatore più pericoloso del Venezia, ha colpito un palo nel corso di questa ripresa, determinanti i suoi 15 gol nella scorsa stagione per portare il Venezia in Serie A. Siamo al 39esimo, Napoli 2 Venezia 0, la B è terminata e allora di nuovo Stadio Olimpico, Giovanni Scaramuzzino. E qui girandola veramente di cambio, perché è entrato anche El Shaarawy al posto di Mkhitaryan, autore del gol del momentaneo 1-0 al 26esimo del primo tempo. Quattro reti e tante emozioni, partita molto bella per merito di due squadre che riescono ad applicare quelle che sono le disposizioni dei propri allenatori. Dopo aver subito il doppio giallo per l'espulsione di Zaniolo, la Roma è riuscita a far pendere la bilancia dalla sua parte con azioni ficcanti che avevano visto protagonisti ancora una volta Ibrahim nel ruolo prima di stoccatore, con una traversa che aveva salvato Terracciano, e poi ancora in versione uomo assist, due assist per lui prima di lasciare il posto a Shomurodov. Roma che conclude in avanti questa fase della partita, siamo entrati nel 41esimo minuto, guadagnando un calcio d'angolo, è stravolto Veretout che comunque non è uscito, lo ritiene indispensabile insieme a Cristante davanti alla difesa il tecnico portoghese Mourinho. La porta è quella alla nostra destra, sarà Carles Perez a battere di sinistro un pallone sul primo palo, tentativo di conclusione con pallone che però non desta in questa circostanza l'ultimo stoccatore, è stato Cristante, non desta preoccupazioni a Terracciano che si è già impossessato del pallone stesso e si accinge al rinvio. Castroville adesso nel ruolo quasi di play davanti alla difesa, tentativo di servizio per Sottile, anche lui è entrato come pure Saponara sul terreno di gioco in quella finestra che ha visto una serie di cambi da una parte e dall'altra. Ecco Sottile scambiare appunto con Saponara. Castroville, tentativo di servizio in profondità con lo scatto proprio di Sottile, ancora il cross all'interno dell'area di rigore, in qualche modo Veretout e poi riesce a allontanare Vigna, l'uruguaggio, a cercare il lontanissimo Shomurodov, il pallone messo in qualche modo in fallo laterale da Milenkovic, autore del gol del momento 1-1. Siamo arrivati al 42esimo della ripresa, Roma 3 Fiorentina 1 Napoli.
4 minuti al 90esimo, poi ci sarà da recuperare. Napoli avanti 2-0 sul Venezia nonostante l'inferiorità numerica dal 23esimo del primo tempo per l'espulsione di Osimhen. Svoboda per il Venezia, manovra la formazione ospite che ora prova con Ceccaroni, che ha causato il secondo rigore assegnato da Aureliano al Napoli. Pallone imprendibile, questo termina oltre la linea di fondo campo, rimessa per il portiere Meret. Un Venezia che forse poteva essere più coraggioso nel corso di questa partita, quando il Napoli è apparso in difficoltà tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo. La formazione lagunare non ha affondato, sembrava accontentarsi dello 0-0, ma il Napoli alla fine ha fatto valere la maggiore qualità in campo e seppur sul calcio di rigore ha sbloccato il risultato con Lorenzo Insigne al 17esimo di questa ripresa, dopo che 5 minuti prima ne ha fallito un altro, e poi ha raddoppiato al 27esimo con Elmas.